Per qui, questo è il fronte occidentale a Fumble, il podcast di giochi di ruolo con un ennesimo setup dove non so dove settimo. Guardare il che domani per quelli che ci ascolteranno in podcast o ci guarderanno in video sarà diverso. Scusate, guardatevi un attimino in alto nello schermo perché impazzite per il fatto che è in delay. Non guardate nello schermo. È in delay, quindi mi posso dare un 5 da solo tra un po' se faccio così? Sì, no, no, non funziona. Non funziona così. Quello che state ascoltando e guardando è Fumble. Fumble è il podcast di giochi di ruolo di QWERTY. QWERTY.it è il sito di questo network dove ci trovate questo podcast e tutti gli altri podcast che facciamo. Troppi. Tantissimi, tutti bellissimi e tutti in home page su iTunes da qualche parte prima o poi. Ad esempio, questa settimana in home page c'erano Spoiler e Come quel gioco. Come quel gioco di cui verrà fatta a breve una nuova puntata. Yeah, a breve. A prefissimo. Sarà una puntata molto GDR. In cui giocheremo sicuramente a Castle Panic. Certo che sicuro al 100%. La diretta la stiamo facendo solo audio su Spreaker e vi invitiamo a usare la chat di Spreaker se ci state ascoltando da lì. Se invece siete pigri oppure volete vedere le nostre brutte facce, c'è sempre la diretta anche su YouTube. La diretta perché su YouTube c'è sempre, direi, è tornata. Sì, è tornata, è saltata una settimana. E notate questi angoli in differita poi verdi, perché domani andrà online la parte figa del video, quello registrato con la telecamera figa. Sì. Se funziona. Se funziona, non come l'altra volta. Abbiamo cambiato schede SD. E abbiamo un tavolo che poi manderemo su Twitter. Posso connettermi con Wi-Fi, giusto? Mandiamo il tavolo su Twitter? Davvero? Sì. Wow. E faccio vedere. Mandiamo un tavolo su Twitter. Che faremo delle cose fighissime qui. 144 caratteri / un tavolo. Sì, esatto. E ormai le emoticon stanno passando di moda, si mandano i tavoli. Beh, quello che riuscite a mandare. È Fumble. Dicevamo che Roberto sta staccando pezzi di pezzi. Parete. Abbiamo detto, spostiamo un po' tutto così Roberto non butta giù più niente. E invece ce la fa la sua. Roberto spacca! È sempre arrabbiato. No, stavamo parlando. Sono verde. No, sei una bestia. Ma l'avevo riattaccato. Sì, rotto. L'hai tagliato. Ci servono i vostri soldi per rimetterlo a posto. Ci servono i vostri soldi per rimettere a posto i pannelli che io rompo. QWERTY.it/associati. Vi potete associare a QWERTY, che è un'associazione culturale. Oppure potete donarci dei soldi con PayPal usando il tasto dona. Oppure potete fare come ha fatto Andrea Coletta, che ha fatto un acquisto su Amazon 3 o 4 giorni fa passando da Fumble GDR. Grande Andrea! Grazie Andrea, grazie. Perché guardo in alto se è lì, però va bene. E perché Twitter è là sopra ma la telecamera è qui sotto. Confusione! Sarà perché ti amo. Ma che cazzo in due. Se fate degli acquisti da Amazon passando dai link che vi mettiamo sia su Spreaker che su YouTube che sul sito, una percentuale di quello che spendete invece che arrivare ad Amazon arriva a noi. Date l'1 per 1000 a Fumble. No, dato che non possono dare neanche lo 0,5 per 1000 a Fumble perché non siamo un'associazione no profit. Il 1000 però... per 1000, quindi dateci i vostri soldi. Dateci i vostri soldi, bastardi. E... Claudio deve sempre esagerare, no? Era da un po' che non lo dicevo, era almeno da dicembre che non dicevo dateci i vostri soldi bastardi. E poi oggi fai il vampiro, quindi è legittimato, ti pare? No, perché sono il Nosferatu paladino samurai. Cioè è più santo di un santo. Era la bestia.
E a proposito di giochiamo a Mondo di Tenebra, adesso tu sei il master. E farai il riassunto. No, questa volta no, questa volta tiro un D6 e lo fa uno di voi. Claudio non può perché mi sta settando il wifi. Abbastanza bene il sacchetto. Non è un problema. Non viene Claudio. Tre. Roberto. Claudio Bustorino. No, io non posso, sono un antico. Utilizzo Majesty. Siete tutti antichi. Non funziona sul master. Perché è stupido, semplicemente, no? Che non vuol dire? Dai, cosa è successo? Aiutatemi. Ma niente di particolare, in realtà. Tipo? Abbiamo... Milano, 1800. Esatto. 80 e qualcosa. Non esageriamo. 1800. 80. Nel 1800, generico. 80. No. Più 1900 che 1800. Siamo 19 secolo. Fine 1800. Fine 1800. La Camarilla ormai è un establishment. E di chi è merito? Ed è merito Dante, un Tremer. Che dai secoli bui cerca di accorpare i vampiri per uno scopo e non farsi ammazzare dalle vacche, e quindi ha deciso insieme a altri firmatari di fare la dichiarazione di indipendenza della Camarilla. La società milanese è divisa come al solito in antichi che decidono, un principe un po' codardo che chiede sempre il consiglio degli antichi, però ogni tanto si riesce a far valere, anche se è più una figura un po' un burattino, sì, di qualche potere maggiore. Puppet Master. Puppet. E niente, di solito la vita nell'Elysium continua come dagli ultimi 500 anni. Esatto. Ma recentemente la nuova... Posso barare guardando qui, vero? Sì, certo. Perché chi se li ricorda? Figuriamoci, li ho stampati apposta. E non lo trovo, però... Un nuovo Siegfriedo. Ah sì, Siegfriedo. È arrivato questo nuovo vampiro a Milano. Ha iniziato a comportarsi bene fino a che un toreador, il Siniscalco, non ha fatto qualcosa che non doveva fare, che non ricordo. Ha offeso a morte il nuovo venuto di Nosferatu. Ah, giusto. E cos'è che aveva fatto? Dopo avergli stretto la mano si era pulito visibilmente sulla veste. Ok, l'ha decapitato, sì, immediatamente, in piena violazione delle leggi della Masquerade. Esatto. No, le leggi non della Masquerade, della Camarilla. La Camarilla. Per me Masquerade è tutto. È sinonimo. Esatto, è sinonimo di tutto. Di Camarilla e di Masquerade. E avendo fatto questo, la sessione è iniziata con il Concilio dei Vampiri, di cui fa parte... Dante come anziano e primogenito Tremer, esatto. Nezumi, primogenito Nosferatu, nonostante sia appena arrivato a Milano, ma a quanto pare quello che c'era prima lo considera così superiore a se stesso, o c'è qualche piano nefasto di Nosferatu sotto, è diventato primogenito, mm-hmm, non conoscendo però bene la situazione della città. Esatto. Severino, nostra antica conoscenza di Dante soprattutto. Ma soprattutto antico, cioè, esatto, la parola chiave è antico. Primogenito dei pazzi, Malkavian. Il principe Corrado di Ivrea, un ventru. C'era la riniera dei pazzi? Sì, no, era un'ancilla. No, riniera era l'arzia. Sì. Giovanni delle Bande Nere, primogenito Brucia. Esatto. Che è anche lo sceriffo. Esatto. Una gangrel, Caterina Giuliana Vezzera. Angelina Jolie. Panterosa, sì, bene o male. Toreador Eriberto Novia è morto, quindi esatto, non è più presente. Eriberto. Il posto di Toreador è vacante e Iventro, appunto, il primogenito, è il principe. Si sono all'inizio messi a discutere su cosa fare riguardo a Siegfriedo, che si è autoesiliato. Però ovviamente la Camarilla ha delle leggi che probabilmente adesso aspettate, si è deciso, comunque nonostante sia un vampiro molto 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 potente a quanto pare, cosa farne. Durante questa discussione il concilio è stato interrotto da Ikram, la sombra che aveva conoscenze... No, Assamita. Assamita, giusto, ce l'ho con la sombra. Maledetti Ravnos! Che è venuta a dare delle informazioni riguardo un'antica storia di cui Dante ha conoscenze, anche Severino. A quanto pare c'è una lama, una spada sacra, ammazza vampiri, che si pensava fosse sparita dalla circolazione, ma a quanto pare è ancora in circolazione ed è a Milano probabilmente. Quindi abbiamo ascoltato questo tizio, Ikram ci ha detto che c'è un posto del Sabbat dove probabilmente potremmo avere altre informazioni, dove potremmo trovare informazioni sul possessore della spada.
Perché? È inquietante vedere Manto nella finestra dietro di noi, che ogni tanto passa tipo fantasma. Ma domanda, perché? Perché stai andando proprio in questo... in questo... Perché abbiamo scoperto che qualcuno che sa dove si trova Zlatan, o che possiamo usare come esca per recuperare Zlatan in quanto suo ex paramore o comunque oggetto di interesse una volta umano. Ok. Che belle parole che usi ogni tanto. Sì, come vestigiale. Vestigiale. Ne hai dato 5 punti di ispirazione. Va bene. Li spendo tutti per concludere il riassunto con: sappiamo che lui ci può aiutare a trovare Zlatan, quindi o lo picchiamo finché non ci dice dov'è, o lo impalettiamo finché Zlatan non viene a prenderlo. Una cosa, qualcosa di simile. Ci stiamo riferendo a fratello Elmo. Esatto. Sì, che non è quello di... che ha lasciato i Muppet, esatto, e ha deciso di entrare nel Sabbath. Il nome fratello Elmo non l'ha scelto questo Claudio. Morite tutti! Guarda come mi prende per il culo dopo che ha inserito lui nel background di PNG. L'ha inserito il generatore di nomi casuale. E allora ce la prenderemo con lui. Bravi, avete fatto un buon riassunto, un punto sangue a tutti e due. Intanto io lo rifiuto perché sono Nezumi. E lui lo prende invece. Io lo prendo proprio se tiene una dichiarazione firmata prima che me l'hai dato io da spontanea volontà. Non ti preoccupare, potrei... sì. Probabilmente è in grado di prendere anche il mio se glielo lasci fare. Sì, probabilmente è in grado anche di prendermi. Beh, c'è una clausola qui in secoli bui, tra l'altro, quindi è più antica della Camarilla, che dice bla 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 bla. Allora, tu eri al Duomo, perché il tuo dove rifugio c'è? Era al Duomo, sì, vero? Sì. Tu in Nosferatu erano al Lazzaretto. Al Lazzaretto. Al Lazzaretto. Io nella mia villa con i Zumi. Con Ikram. Ikram, perché con Ikram. Izumi tra l'altro non esiste, non è un personaggio. Infatti, non lo so. Cioè, beh, nel senso non sappiamo se esiste, magari un mistero. Con Ikram. E sapete che vi state, che dovete dirigervi dalle parti, in realtà in vicinanza del Duomo, ok? In questo rifugio sicuro dei sabbatici, dove in realtà avete mandato già di guardia una squadra di Nosferatu spie con due sgherri dei chiamati Bruce, anche i Botan dagli amici. Tutti morti, sono già morti fortunatamente, magari. Li mandati a prendere il caffè. Tu morti. Castello Paperino. Cominciamo da te. Perché no? Sì, cominciamo da te. Che si dovrebbe svegliare più tardi di tutti? No, chi si sveglia? C'è la chat di Spreaker. Andate tutti sulla chat di Spreaker e scrivete, chiacchierate con noi. Fate le voci nella testa del Malkavian. Severino. Ok. Tu ti svegli prima degli altri. Ti svegli prima degli altri perché sei infastidito dalla voce di Anton. Ancora anche la, anche la sera, anche, esatto, anche la sera presto, che a differenza degli ultimi anni si fa molto insistente in questo periodo e torna più spesso del solito e la senti più forte, distinta e vicina. Allora nonno. Io sono scomodo qui, potresti venire per favore a darmi una mano? Me l'hai chiesto anche ieri sera. Sì, ieri mattina. Però tu continui a ignorare questa roba. Ti ignoro, è che se non muovi il culo tu non posso. Sono, non lo so bene, è una cosa confusa. Sono stretto, fa freddo. Come fai a essere stretto al freddo? E non riesco a muoverlo. Non eri dentro a... appunto. E come fai a non riuscire a muoverlo? Non riesco a muoverlo, tra l'altro è un po' metallo. È un po' metallo. E come fai a riuscire a muoverlo? Sto stretto, è la parte freddo che è un po'... Senti, non so... Sì, ma... Ti dico cosa vedo? Dimmi cosa vedi. Niente. Cioè, aspetta. Aspetta. Usa le sue discipline. Approfitta. Non è facile. Vede al buio. Vediamo. No. E la madonna. 4 successi di cui un 10. Ok, era facile.
Sì, certo. Ok, sono... Ti lamentassi meno. È uno scantinato, è buio, vedo mattoni, lì in alto c'è una botola. Ecco perché non mi muovo. Catene. Ma senti la presenza della bestia? O è morta? No, è qua. È incazzatissima. E fanno incazzare di più. No, ma sono tante proprio ste catene. Ci ha già provato. Sì? Allora è un po' schiappa, come Gangrel. Permettimi. Non so cosa dirti, questo... Si trasformasse in pietra, in terriccio. Ma non c'è la terra sotto. Neanche pietra? No. Madonna mia. No. Mio caro Anton, non ne hai mai dato tanti indizi. Mi hai descritto tre quarti delle cantine della città. Comprese le catene. Secondo te sono a Milano? No, secondo me lo dici tu. Aspetta. Sento delle voci. Sai che novità. Sì, tra l'altro. È vero. Aspetta, dammi 5 secondi in cui controllo una cosa. Mm-hmm. Certo. Mi serve vedere. Ma tu come persona o tu come personaggio? Io come persona. Intanto Ikram si sta... vedi che nel cortile centrale c'è Ikram che si è già svegliato e si sta allenando. E io mi allungo fuori. Come avevo chiamato il servitore? Non se lo ricordo. Inventatene un altro. Lo chiami un po' come Arcibaldo. Era qualcosa del genere, sì. Era... Ambrogio. Bracobaldo. Tipo Ambrogio. Ambrogio! Sì, Ambrogio, sì, servi sì. Un cordiale. Okay. Quando ha finito di allenarsi, D'accordo. Nel senso di persona amichevole, un cordiale. Bravo! Sì, padrone. Perché ho perso Auspex? Perché qua non c'è il titolo. Fra tutte le cose che puoi perdere proprio Auspex. Infatti. Sì, poi l'ho perso, davanti il manuale, non è che... Vediamo. Abbiamo due manuali sul tavolo. Uno dei due ce l'avrà Auspex. No? Sì, sì che sì. Cosa vuoi sapere di Auspex? Allora, in realtà volevo vedere se riuscivo tramite proiezione psichica in qualche modo a raggiungerlo. Te la posso passare questa cosa, perché comunque tu sei legato al suo sangue, quindi anche se proiezione psichica teoricamente ti proietta a partire da te stesso. Sì. Mettiamola così, puoi aumentarmi la difficoltà, perché la difficoltà dipende dalla distanza e dalla complessità del viaggio. Quindi, se la distanza non è dall'altra parte della Terra, la difficoltà sarebbe bassa, però la complessità del viaggio può aumentarla. Mi piace, dai, provaci. 7 è la media, mentre 10 significa che il vampiro ha raggiunto una terra lontana e sconosciuta. 8. Addirittura sconosciuta. 8. E non sa dov'è, tra l'altro. Tra l'altro, appunto. Però sa chi è, quindi vabbè, 8 mi va bene. Allora, per farlo si tira percezione e occulto. La difficoltà varia a seconda bla bla. Percezione e occulto, tiro 10 dadi. Allora. Cioè, quanto io tiro per menare qualcuno? Vedi? Ognuno ha la sua. Ognuno ha la sua. Maggiore numero di successi, più intensa è la presenza astrale del personaggio e più facile raggiungere la destinazione desiderata. Io temo un po' quello che sto per fare, ma. Allora, un 9. Un 1. No, era un 7. Ma quello lì è un 7, questo qua è un 1 però. Ok. Un 8. Sì. Un 8 e un altro 8 e un 10. E un 10. 3 successi, successo pieno. Mentre si adopera la protezione psichica, è impossibile. 3, non so se me la passi il fatto che, siccome è su percezione, che percezione ho l'esperienza in viaggi astrali, posso ritirare il 10. Sì, però... sì, dai, va bene. 10! Molto bene. Sti dati me li tengo buoni perché. Perfetto, ti trovi proiettato all'interno... Netrunner, no! ...del corpo... Palle. ...di Sergei. Ottimo. Allora,
Ho fatto andare un altro punto di forza volontà. Subito ti viene... Ora capisci, Zlatan, qual era il suo problema. Anche perché non faceva nient'altro. Ne mancano quattro. È bello. Zlatan, non nominate quel nome qui, per piacere. Subito ti rendi conto di come mai il Gangrel non riesce a liberarsi. Al di là del fatto che è completamente avvolto da queste catene, che sembrano molto spesse e molto robuste, è tenuto in uno stato... di semitorpore. Ok, quindi non c' è sangue. Avrà fra, cioè, regolisticamente fra 0 e 1 punto di sangue, cioè okay. È proprio estremamente debole, lo senti sfinito. Ha comunque provato a liberarsi e vedi che l'enorme colonna di pietra a cui è assicurato è graffiata in molti punti, okay. È veramente grossa. Vedi sopra di te, qualche metro sopra di te, una botola. Che fai? Salgo, tipo fantasmino. Ui, ok. E guardo dove siamo. La proiezione astrale è visibile? È visibile solo se io lo desidero, spendendo, credo, un punto di forza e volontà, come se fossi un fantasma. Ok. Posso interagire con fantasmi e forme astrali. Posso utilizzare in forma astrale le discipline. Non, aspetta, sì, discipline non fisiche, quindi... sensazione... tipo potence. Celerity. Posso utilizzare tutto Auspex. Non posso utilizzare animalità ascendente. No, ma ti vedono gli umani, le persone normali? No, nessuno. Quindi se attivi Majesty, e quindi non potrei utilizzarlo con Majesty perché non mi devono vedere. Dici? Ok, perfetto, ho capito. È possibile interagire con un mondo più. Intanto salutiamo Elvis Presley che finalmente ci risente live. Ciao! Bentornato. Ciao anche Alessandro, ciao a tutti quelli sulla chat. Ah no, correggo. Nelle condizioni di forma astrale ci si può utilizzare animalità, ascendente, demenza, dominazione, necromanzia, o tenebravento e o taumaturgia. Quindi puoi usare Majesty. Esatto. Però non sanno chi, quindi si buttano in ginocchio. Oh mio Dio, c'è qualcosa di troppo potente. No, qui posso utilizzare demenza di quinto. Ma quello ma pensa il Majesty, che uno non sa perché ma si sente sopraffatto e si inginocchia e prostra. In realtà lui usa demenza per fare i Majesty in modo che qualcuno si prostri. Allora tu passi attraverso questa botola e ti trovi in una praticamente in una tromba delle scale di pietra, questa scala chiocciola, molto anguste, molto piccole, completamente buie. Oh, una tromba di scale, che bello! La percorri? Sì. La percorri. Tanto salgo in verticale. Cos'hai attivato di Auspex per adesso, a parte questo? Questo, e poi ho fisso, perché quello c'è sempre, il primo di Auspex, che è quello che... Ti intensifica i sensi. Il senso, in questo caso, io tengo attivo la vista. Ok. E basta. Allora, riesci a cogliere i minimi barlumi di luce che ci sono in questo posto, altrimenti completamente buio pesto, e... riesci a orientarti fino alla cima di queste scale. Queste scale conducono a teoricamente a un vicolo cieco, ma tu con Auspex vedi filtrare una sottile lama di luce che proviene da quello che evidentemente è qualcosa di simile a un passaggio segreto. Ok. Ci passi attraverso e ti trovi davanti a un dedalo di corridoi. Ok. In teoria, siccome in Auspex il movimento è ipoteticamente prossimo alla velocità della luce, sì, perché vai e rifai tutti, rimbalzo, okay. Tipo Scooby-Doo, fatti da una porta all'altra. Fammi un tiro di direi intelligenza più investigare per riuscire a mettere in metodo intelligenza in questa scansione velocissima che okay. Fai. Ho la specializzazione in ricerca, quindi ricerca, di investigare. Cosa state facendo voi? Aspettiamo che lui abbia finito. Stai giocando un Netrunner, ne facciamo la partita a Munchkin intanto. Difficoltà 7. Ha ha, 0.
Zero? Molto bravo. Esatto. Allora, ci metti comunque un pochettino, perché lo giri a caso. Oh mio Dio, la veste! Ok, lo giri a caso e quindi di conseguenza ogni tanto, cioè, allunghi un pochettino la strada. Non sai bene che strada hai fatto, ma a un certo punto ti trovi davanti alla a quella che ti sembra la parte dietro di una libreria. Ok. A quel punto suppongo che sia l'altro ingresso, quindi passo oltre. Allora, vedi. È una casa, anzi bubu setita, esatto, vedi, è esattamente qualcosa di simile a un bubu setita, perché questa casa peraltro sembra una casa, un alloggio di quantomeno di alta borghesia, ok, è evidentemente arredato alla guisa della Milano di oggi. Non di oggi nel nostro mondo, ma di oggi nel ieri che stiamo giocando. Nella nomi stanza, di ieri sul nostro domani. Esatto. Ma nella, è la poesia questa. Nella stanza che non ha finestre, è una stanza chiusa che dà su, ci sono tre porte, ok? Su tre pareti diverse della stanza, quelle che non sono occupate dall'enorme libreria da cui sei passato. Trovi due persone che probabilmente sono vampiri, dato il fatto che è completamente buio, non hanno adito di respirare minimamente, ok? E quello che ti pare un enorme cobra? Ma quando dico enorme intendo che sarà lungo 3-4 metri e largo sì, è largo quanto un prosciutto crudo. È un'unità specifica. Certo, è come gli inglesi hanno le braccia e noi abbiamo i prosciutti crudi. È come la bogna. È come la bogna che equivale a 3 ammaccature o 4 ammaccature, non mi ricordo quanto. Loro non danno adito di essersi accorti minimamente di te. Ok, io ti dico, valuto cosa farò, schippa alle bestie che stanno giocando. volevo scrivere help con i punti di cosi di fate, perché non ho idea di cosa fare in questo momento. Un attimo. Allora, pari. Dopo abbiamo inventato un gioco con queste cose e con i dadi. Di cui non sappiamo le regole, però. No, però ha vinto Claudio due volte, non so perché. Gli devi dei soldi. Probabilmente sì. Allora, Dante, tu ti svegli di prima mattina. Non è vero, ti svegli a mattina abbastanza inoltrata. C'è qualcosa che non quadra. Esatto. Ti svegli prima mattina e muori. È peccato. Tu ti svegli in tarda nottata. In realtà è presto nottata. Tu ti svegli a notte inoltrata, perché con la tua bassa umanità e la tua alta e la tua bassa generazione, tu fai più fatica a svegliarti rispetto ai tuoi compagni più giovani e umani. E appena sei sveglio, fai velocemente i tuoi rituali. Prego. Sotto la veste. Fatti. Devo tirare? Se vuoi fare adesso il rituale del sangue, cioè il rituale, scusami. Tutti. Ok, prego, quel che devi tirare, tiralo. Se ci sono dei punti sangue da toglierti, togliteli? No. Punti sangue da toglierteli? No, devi eventualmente fare il tiro per la generazione. Esatto. No, però quello non lo voglio usare adesso. Aspetta, perché dovrei averlo speso anch'io, credo, il punto sangue per svegliarsi. Esatto. Sì, quelli li dovete spendere tutti. E se volete simulare il metabolismo, penso che nessuno di voi freghi niente. No, io lo simulo. Ok. Gomma. Grazie. Io no, ovviamente, quando mi sveglio non simulo niente, perché tanto anche se lo simulassi puzzo di tocco gelido. Cioè. È inutile. Non avrebbe nessun senso, no. Non ha assolutamente nessun valore. Decisamente. Adesso lui ha disegnato dei quadratini, li sta cancellando. No, ho disegnato qua per vedere quanti ce ne ho massimi, solo che poi cambia quando cambia generazione. Esatto. Nel momento in cui ti sei alzato e cominci a fare le tue cose, vedi che ti è stato lasciato un bigliettino sotto la porta.
c'è scritto come da sua disposizione i Nosferatu sono in posizione e aspettano ordini. Per ora niente da riferire. Suono la campanella. Virgilio! Accorre subito. Era il tuo? Progenie? No. Ok, perfetto. È un mio caro servitore. Arriva. Gli ho cambiato il nome io. Gaul o Tremere? Non può essere umano. No, sì, Tremere. Sì, può anche essere umano. Tremere. Ok. Sì. Sì? Però è tipo il segretario. Oh. Sì, padrone. Sei stato tu a mettere questo... a darmi questo messaggio? Sì, sì. La prossima volta... non lasciarlo qui davanti, che chiunque potrebbe prenderlo. So che siamo nel nostro Sancta Sanctorum, ma... più attenzione a certe cose. Oh, sono stato avventato, mi scusi. Non preoccuparti. È tutto pronto? Sì, sì, è tutto disposto. Questa sera uscirò anch'io. Oh, d'accordo. Qualcuno deve pur dare il buon esempio. Certo, sarebbe più un lavoro da sicofanti, ma... Come se lei... non fossi io in prima linea a mantenere vivi i capisaldi della Camarilla, nessuno potrebbe. Come lei ritiene adeguato, primogenito? Fai le preparazioni dopo. Certamente, fa un inchino e se ne va. Per un attimo ho pensato al gol che capiva, uno fa le preparazioni dopo. Va bene, e intanto cosa faccio? Non dopo. Tra l'altro mi sa che non è corretto bella, uguale, bella. Ma ci stava e lui non deve osare correggermi. Ci preparo con la mia bella veste antiascendente. C'è qualcosa che vuoi fare prima di avviarti verso il luogo del rendezvous? Usare il mio status, influenza e risorse? Sì. Per avere un veloce resoconto di quello che è accaduto durante il giorno lì in zona. Ok, allora ti viene detto che la casa, nonostante... il piantonamento sia dei Nosferatu sia dei loro Gaul durante tutta la giornata è stata completamente quieta. La posizione della casa è strategica per essere ben difendibile, perché è una casa d'angolo protetta dietro da delle mura cittadine, e sono stati visti non sono state viste guardie né persone che facevano la ronda, cioè sembra che sia la casa più anonima del mondo, la classica abitazione della media borghesia, senza nulla che suggerisca la presenza del Sabbat in quella zona. Io vado a prendere il dove mi nutro di solito. Sì, vabbè, avrai il tuo armento. Vado dal mio armento e prima di andare lì potrebbe essermi utile. Penso che andare così non avrebbe senso, ma non voglio, parlo mentre vado di fianco all'assistente, certo. Ma non voglio privare questo Sancta Sanctorum delle sue risorse, quindi penso che ne creerò un altro. Il concetto tipo passo nel mio team, mi creo un fucile a pompa. Ok. Un moschetto. Perfetto. A pompa. Sì, un moschetto, sì, a spargimento. Quelli con la canna corta e la... Sì, sì, figuriamoci. Le armi, le spingarde. Una bella spingarda. Perfetto. Una bella spingarda. Allora, guarda pure nel manuale quello che è il corrispettivo del fucile a pompa. Anzi, sai che te lo dico. Ce l'ho qua. Mi costa 5 punti sangue, ma penso di riuscire a nutrirmi. Sì, tranquillamente. Ah, ce l'ho qua. Sì, ti volevo vedere l'evocazione. Danni 8, disatto 20, molto bene. Caricatore 5 più 1, ottimo. Il caricatore, vabbè. Sì, sarà 2 e 1. Esatto. Comunque anche uno solo. Ce l'hai, perfettamente. E poi aspetto, non so come siamo rimasti.
Mi contatterà lo sceriffo quando è tutto pronto? Sì, in realtà non siete rimasti, però sta facendo da collante Giovanni e di conseguenza dovrebbe essere lui. Vabbè, io dico a Virgilio di stare attento alle comunicazioni e di avvisarmi immediatamente, mentre io mi creo un fucile a pompa e mi nutro. Perfetto. Nezumi, tu ti svegli e... Esco, ovviamente, offuscando la mia presenza ai mortali. Mm-hmm. Avviso prima di uscire André, sì, nel chateau, e gli dico di avvisare il Tremer che mi sto recando all'edificio del Sabbat. Perfetto. E attraverso la città fino ad arrivare davanti all'edificio in questione. Perfetto. Guardandomi intorno per vedere se uno o l'altro o tutti e due i miei compagni arrivano o mi lasceranno affrontare il sabato da solo. Sei cosa che sono pronto a fare. Cioè, ovviamente, sei evidentemente il primo... cioè, evidentemente pare che tu sia il primo arrivato. Però devo fare prova di forza di volontà, difficoltà... 6. Ok. Tanto colgo l'occasione per salutare Alessandro che ci ha scoperto su YouTube e adesso ci sta ascoltando su Spreaker. Ciao Alessandro! Che hai 3 successi, in realtà ne basta 1. E poi se è troppo complicato dovrei fare anche manualità. No, ma non lo è. Non lo è. Anche perché tu hai, se non vedo, tecnologia o qualcosa del genere, vero? Sì, no, va bene, va benissimo, non è un problema. Ovviamente... i tuoi non vedi i tuoi fidi Nosferatu, ma vedi, dopo un po' a buttare l'occhio in giro, i due Brugia che stanno bighellonando in giro cercando di non tenersi troppo stanziali in una zona sola per evitare di destare sospetti, ma ciclicamente passano davanti alla casa e si tengono ovviamente in zona pronti ad agire. Loro non vedono te, ma tu vedi loro. Mi avvicino a loro e rendo la mia presenza evidente solo quando sono molto vicino e mezzo oscurato dall'ombra di un vicolo. Embalma! Fratelli. Ciao Pietro. Lo vedrai 5 secondi dopo questo punto. Uno rimane, si volta verso di te con fare complice, l'altro invece sussulta un attimo, però poi cerca di dissimulare la cosa. Che fighette questi Brugia. Si avvicinano e ti dicono: primogenito, allora siamo qui da un po', vuoi un rapporto? Loro non danno del lei, non sono abituati, sono creature semplici, vuoi che ti facciamo un resoconto? È dopo un superiore comunicare la situazione prima della battaglia. Ah sì sì, si gratta la testa, è un erboruto grossissimo, ha le spalle estremamente ampie, cosa che probabilmente a tuo modo di vedere, per quanto possa essere robusto, gli impedisce i movimenti e lo lascia troppo scoperto dei colpi precisi. Non devi ucciderlo, calma di là. Non sto uccidendo, gli ho solo detto che è dopo. Assolutamente sì. No, è subito a guardare i punti deboli. E lui ha l'occhio analitico. È un samurai. Anche perché di solito, come cultura, quando si incontravano dopo aver avuto un po' di sanchezza, si davano mazze. Quindi, tendenzialmente. Allora, lui ti dice: i tuoi fratelli di clan ci hanno detto che non sono riusciti ad avere informazioni da parte dei topi, che normalmente dovrebbero stare in quella casa come in tutte le altre. Mi hanno detto anche che questo gli suggerisce la presenza del Sabbat, perché se non ci sono topi in casa vuol dire che ci sono serpenti. Quindi probabilmente è il posto giusto. C'è da dire che, come da ordini, non ci siamo avvicinati e vedi l'altro che fa uno sguardo un po' sprezzante, come dire che palle, minchia, cioè, e volevo andare. Certo. Bravi Brugia, furbi. E
giovani figli dei secoli bui. E loro sono stati molto quieti, non sono usciti da lì, finora non hanno fatto niente. Niente. Ed è entrato niente. Qualcuno? No, finora no. Vi chiedo di restare distanti, abbastanza da non farvi notare, ma vicini a sufficienza, nel caso qualcuno cerchi di scappare. D'accordo. Ah, Giovanni ha detto che sarà... ha detto di riferire a ognuno di voi che sarà qui a momenti. Uno ti fa un cenno col capo, l'altro ti fa un cenno col capo un attimino più riguardoso. Ma non sprezzante, però semplicemente un po' troppo spiccio, poca etichetta. E si allontana. Io non gli faccio un inchino. Chiaro. E aspetto nel vicolo all'ombra... Completamente invisibile e oscurato. La seconda, anzi, dopo, Severino. Io ho visto questi soggetti, sì. Voglio vedere chi altro c'è nella torre. Uh-huh. E quindi comincio a esplorare le altre stanze finché non trovo qualcuno o vedo qualcosa di particolarmente significativo. Ok, allora ti faccio un breve riassunto di quello che trovi. Bravo. Questa è una casa dalle molte stanze per essere la classica casa del borghese medio, ok? È ampia, non è una maggiore nobiliare, però è abbastanza estesa. Vedi, uscendo dalla casa, che è adiacente su due lati alle mura cittadine. Ok. Ci sono un bel po' di setiti qua in giro, o quantomeno ci sono un bel po' di sabbatici qua in giro. Da che cosa ti accorgi che sono sabbatici? Beh, dal fatto che nelle stanze interne della casa, quelle che non hanno finestre, c'è un po' tanto sangue in giro. Corpi smembrati, schifo, gente viva per miracolo, che chiede pietà e chiede di essere... uccisa, ovviamente inascoltata. Ne conti una quindicina, una ventina. Okay. Fino a che arrivi al salone d'ingresso, al salone che dà sull'ingresso della casa. Lì vedi due figure che spiccano molto sulla folla, che sono una cinquantenne, piccolo, curvo, apparentemente di molto molto dall'area molto dimessa, ok, vestito da frate, e quello che dalle vesti nere e dal pallido volto cinereo ti pare essere, perché ne hai visti tanti tu a Milano, così, fino a quando non sono entrati nel sabato. Di cadaveri? Sembra, no, il classico La Sombra. Ok, va bene. Che? Ma tu stai esplorando avanti? Sì, tutto. Quando, che... Sto girando proprio quando, così. Quando si volta. Che cheat! Che quando si volta verso di te, sgrana gli occhi, dimostrando di averti visto. Come cazzo hai fatto a avermi visto, bastardo? La sombra negromante? Sì. E sai, se c'ha disciplina di Giovanni. Ce l'ho anch'io. Eh sì, anche lui, quindi ti vede. Come cazzo fai a vedermi, bastardo? Forse anche con Auspex. Una cosa, perché ho letto adesso, io prima di uscire di casa, sì, divento incorporeo. Ah, con rituale, sì. Sì, perché non c'è più scritto che non puoi usare le discipline. Scatroia. Questi due vanno via. Poco, questo però no, non sono per... solo 2 ore dura. Vabbè, per intanto. Ah, se mi accorgo che mi ha visto. A quel punto sono un po' cazzi. Apprezzo quello che ha appena fatto Claudio, glielo dico solo così perché agli altri non interessa. Grazie. Aria condizionata. Cacchiarala. Comunque, scusa una cosa per dire, sta andando così male il caricamento di YouTube.
che quello che vediamo noi lì è la diretta, cioè è lo streaming diretto ed è in ritardo di 5 secondi. Ma non vi preoccupate, è che stiamo parlando con Celerity. No, è che ci fa le foto per loro. Quindi è tipo a capture screen. È come era un po' di tempo fa, che il wifi ogni tanto saltava, solo che con due telecamere ancora di più, e quindi... No, ma quello che vedo io in ritardo è la diretta, praticamente. Sì, ma tanto loro vedono ancora più in ritardo, quindi non è un problema. Vabbè, però ci sentono tutti, ascoltateci su Spreaker, dove tra l'altro c'è la chat. Salutiamo anche Pietro, che adesso ci ascolta da Spreaker. Ciao Pietro. Sai che questa cosa diventa leggermente seccante, però in teoria io, da quanto ne so, lui non mi dovrebbe poter far niente. Mm-hmm. A parte intrappolare l'anima. Jinx. Considerando che c'è l'eventualità che faccia intrappolare l'anima... Non puoi fare tipo... No, faccio proprio il vero... Fuck this, I'm going out of here. No, yes. Faccio di peggio. Sedile iettabile spirituale. Per lui. Io non volevo farlo, sinceramente, all'inizio, ma vado di... Spendo un punto forza di volontà e manifesto la mia voce. Ok. Anche su lui però mi sta già vedendo, però non può... Può sentirmi? Che ne sai? In teoria. Ah, non lo so. Comunque, manifesto la mia voce e con un tiro di persuasione più empatia, difficoltà 7, invoco il... lo chiamo. Ehi tu, la sombra di merda. Sì. Levale le mani di dosso. E deve superare un tiro di frenesia con difficoltà aumentata di 2. Ok. Buongiorno. Mancava, eh? Cacchio, anch'io potevo farlo. Vado lì, tocco 1. Difficoltà tipo 11, per impazzire. Comunque, io faccio difficoltà 7 prima. Senti, facciamo una cosa. Facciamo un tiro di iniziativa contrapposta, va? Ah, bene. Perché tu sei sorpreso come lui. Sì. Vediamo chi se la vince. Sorpreso. Cioè, mi immagino proprio la scena della avvicinati, io sto guardando in giro tutto tranquillo, ormai sono dentro da mezz'ora, almeno allora, da chi cazzo. Destrezza più prontezza di spirito. Destrezza. Difficoltà 4. Scusa. Però sotto forma di... Tu c'hai destrezza? Forma astrale, per le cose fisiche utilizzi l'alternativa mentale. Quindi la destrezza è uguale destrezza alla... intelligenza. Sì, intelligenza, sì. Non la prontezza. Prontezza e costituzione. Sono con la differenziazione tra capacità di interagire col mondo, dettaglio e resistenza. Quindi sono... Cos'è che avevi detto? Intelligenza più prontezza di spirito. Wits. Allora, difficoltà 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 4, 5, 6 e 7, quel serpente fa la fette, ci sta per Vediamo se fa soltanto successi con 7 dadi. Vediamo. Lui fa soltanto successi con 7 dadi. Pari, ma tu hai... Madonna mia. Sì, ha fatto soltanto successi, però tu hai più... 10. Avevo più 10. Esatto, esatto. Quindi cominci tu. Allora, quindi devo fare questo tiro qua. Che questo che dice perché non si gioca il Netrunner a Cyberpunk. Sì, non volevo fare questo. No, perché teoricamente adesso poi tu ti tratterrai, ma probabilmente potevi fare tutto potevo, da solo. La mia idea era passare e fare impazzire tutti. Esatto. Grazie, Manto. Non l'ho fatto, stavo scegliendo semplicemente un obiettivo. Avvisarci prima poteva essere più carino. Questo va via. Che merda, anche questo va via. Non penso che questo personaggio di Manto durerà molto. Ma nessuno dei suoi personaggi dura molto. Un 10. Quindi ho un successo. Hai un successo. Quindi deve fare... dove ho finito l'altro pezzo di demenza, scusate. Una prova di frenesia, difficoltà più 2. Il narratore sceglie come devono essere influenzati. Perfetto, va bene. Quindi, allora... Devo farla anch'io però. Ah sì? Con difficoltà diminuita di 1 rispetto a quella che stabilisci tu. Loro aumentata di 2 e diminuita di 1. Diminuita di 1 dalla base. Dalla base? Ok. Sì, con non da quella che usano. Quindi no. Meno 3 rispetto a loro. Sì. Io... È rischiosa comunque. Tanto sei già pazzo. Piegato quantomeno sono in forma astrale. E il tuo corpo si risveglia e uccide qualcosa. Allora io direi che tu... ne fai una con difficoltà 4
e lui ne fa una con difficoltà, quindi sette. più 2 hai detto? 7 sì, più 2 6 quindi no 7 io diminuisco di 1 e loro aumentano di 2. Se tu stabilisci 5 lui fa 4 e loro 7. No, ma questa è una scala, perché la frenesia ha 3, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 7, 8. Ah, ok. E io parto da, a metà fra, fra situazioni pericolose e essere molestato, perché questo è sicuramente essere molestato. Quindi sei 4, i tuoi amici sabbatici. 5 sarebbe? 4. Se fosse pura, 4, e allora lui tira 3 e loro 6. No, lui tira 4 e loro 6, perché sotto a essere molestato c'è ancora 4. Ma lui toglie uno dalla difficoltà, non è che scende uno dalla scala. Sì, in effetti. Dici? Secondo togli. Me sì. Aspetta che te la rileggo per essere... No, no, togli, se frega. Se togli no, uno no, dalla difficoltà, dubbio. Faccio una prova di legge. Aspetta. Te la sei fatto mettere apposta. 3, 5... Mi è sparita l'emozione. Non puoi fare come vuoi, ho fatto un tiro di merda. Allora per me è come ha detto Roberto. No. Stasera sono cedevole. Come mi devi 15 euro. Stasera sono meno cedevole tutto un tratto. La difficoltà è pericoloso. No, no, dire queste cose. Aspetta, ma quindi l'avanzato di Temporis per resistergli da parte mia è di 1 inferiore. Ok, quindi è il livello di difficoltà proprio. Va bene, va bene. Prova. Prego. No, se è di 1 inferiore allora è 1 in è più. Livello, è, non è il livello, è la difficoltà. Sì. Quindi? È giusto, quindi 3. Va benissimo. Vabbè, detto questo, cosa si tira per Roche? Mi sono perso, però va bene. Cosa che si tira per la frenesia che non me lo ricordo più? Per tirato Rorschach. Si tira forza di le macchie. La forza di volontà. L'inchiostro si tira. O autocontrollo. Autocontrollo. Quindi me lo segno con l'avanzato di Temporis, giusto? Puro? Sì, giusto, fa clà. Cosa? Sì. Certo, sì. Okay. avanzato di Temporis. 5 successi. È la Madonna. No, 4, scusa. 4. Ok, adesso tira lui. Fanculo. Questa sera. Chat, perché Manto complica sempre le cose? E la Madonna anche lui. Ok. Perché volete mettere entrare in una casa piena di vampiri impazziti, dice Pietro. Ma no, no, perché? E adesso tocca a lui. Lo per esiliarlo. Aspetta, in realtà dirtela tutta, se hai vinto l'iniziativa tu hai anche il movimento. Bastardo. Ok. Sono tornato nel mio corpo, ciao. Allora. Io sto andando verso la casa in corporeo. Esatto, mentre mi sto affilando la spada perché mi sto iniziando a rompere le palle. Vedi arrivare lui. Sì, sì, sei sì, mezzo, si vede, sono in corporeo. Okay. Passando attraverso una casa. Ok, beh, i muri di una casa. Sì. Altrimenti non è tanto maschere, sai. I muri. Ok, perfetto. Passando di mezzo ai muri di una casa e praticamente si avvicina anche Giovanni. Anzi, lui non ti vede. Si avvicina anche Giovanni. Cosa ci fa qui? E chiama subito i suoi sgherri. Esco dall'ombra, non ce n'è bisogno. Perfetto. Tu arriva quando vuoi. Io arrivo in quel momento. Ah, perfetto. Giovanni. Questo è un lavoro per i primogeniti. Siamo noi che dobbiamo... E appaio, tipo uscendo da un muro che ho percorso per il lato del muro. Perfetto. Ah, finalmente anche il nostro fratello decide di farsi vedere. Dov'è il terzo cavaliere di San Galgano? Facciamo fare questo lavoro a chi deve ispirare qualcosa, a chi deve consolidare con la propria presenza questa grande idea che abbiamo avuto. Sì, penso di poter consolidare anch'io un po' di teste di... Sì, ma i sicofanti che guardino come agisce un anziano. D'accordo. Guardino, ma non vedano. Sentite... E io scompaio. Questo vuol dire che stiamo cominciando? Severino, ma sì... Severino non è mai stato un esempio di puntualità. Ambrogio la carrozza! Ok. Giustamente io voci nella testa dicono Manto complica tutto perché è Manto. Punto. Io mi abbasso la generazione. Perfetto, prego. Mi concentro sul potere del sangue. Senti che ti ricorda nelle vene. Beh no, dai, aspetta il cazzo. 2-1. Due successi. Ah, la difficoltà è 6? Di quella roba lì. È 3 più il potere ragione, della disciplina. Beh. Due successi. Mi abbasso la generazione. Uno per 2 ore, 2 per 1 ora? No. Uno. Ah, giusto. Per un'ora. Uno per un'ora. Uno per... sti cazzi. Ok. Vedi... No, uno è per un'ora, quindi 2 per 1 ora.
vedi il, le, i movimenti di Giovanni riempirsi di quella fluida e poderosa grazia che è propria delle discipline che anche tu ben conosci e di cui sei dotato ampiamente. E Giovanni ti guarda. Da che parte entrerai, Nezumi? La porta. Bene, quindi mi accosto alla porta. Quindi vogliamo un approccio frontale? L'unico onorevole. Tagliargli la testa mentre ti guardano negli occhi. Sentite, c'è qualcuno che non dovremmo tagliarla la testa? Cioè, stiamo andando a cercare questo fratello Elmo. Qualcuno sa come è fatto? Sarà un Ravnos. È impossibile sapere come sono. Dannati Ravnos. Nel dubbio, è meglio una testa mozzata. Se riusciamo a tenere qualcuno in vita, magari anche solo i più giovani, io tenderei a spappolarli, nel senso che facciamo sempre in tempo a dargli qualche goccia di sangue e ritirarli su quel tanto che basta per interrogarli. Tu sei tornato visibile? No, c'è solo la mia voce. Cioè, beh, se ne avanzerà qualcosa e mi giro verso dove arriva la voce più o meno. D'accordo. Chi va? Io vado proprio alla porta. Io lo seguo proprio attaccato, in modo che quando lui apre la porta e entra, io entro dal muro. Ok. Allora, lui è, Giovanni è appena dietro di te. Aspetta, come, cosa si tira per iniziativa? Si tira prontezza più destrezza. Prontezza, ok, di spirito più destrezza. Quindi io mi pompo la destrezza. D'accordo. Come funziona? Non l'ho mai fatto. Spendi un punto sangue. Spendi un punto sangue e ti alzi. Io posso spenderne tre. Puoi spendere 3 punti sangue e aumentarti la caratteristica di 3. Che il massimo è 5, però. Il massimo è 6. È quando tu usi punti sangue per aumentare una caratteristica, con è il tuo livello di generazione più 1. Un punto sangue e 2 punti caratteristica. Ah, ti guarda. Sembra controllare. Vabbè, no, non vi preoccupate, cioè nel senso... Quindi, se io voglio alzarmi di 3 la destrezza e di 1 i wits? No, wits non sono solo caratteristiche. Non è prontezza, hai detto? No. Ah, non posso alzarlo, ok. 3 la destrezza, 3 punti sangue, no? Sì. A me pare di sì. Comunque adesso andiamo a vedere. Visto che sono potete alzare le caratteristiche massimo a 6 con la vostra generazione. Io sono di settima. Allora? Lui settima a 6, a ottava a 5. Ottava a 5. Sì. Quindi io a 6, quindi posso spendere punti sangue e andare a 6. Comunque è un punto per un punto. Un punto per un punto. Okay. Ma allora qua diventa requiem. Posso andare a 6? Quindi sì. E ricordatevi, allora il massimo... di potenziamento uno, è il livello, è il massimo di generazione più 1, quindi tu puoi andare a 7. Tu che fai? Tanti punti sangue li uso solo per questo. Io ho 7. Ecco, se dovete attivare discipline, cose del genere, ditemelo ora. Perfetto. O tacete per sempre. Ottimo. Tu cosa fai? Traino la katana. Ok. La tengo davanti dritta e con l'altra mano infilo la mano nella porta e la sradico. Nel momento in cui infili la mano nella porta, la tua mano si ferma 5 cm prima della porta e tocca qualcosa che assomiglia tanto alla pietra. Preparo il pugno. Ok. Ok. Uso un punto sangue. Alzo ancora la forza. E provo a buttare giù. Perfetto. Allora, fammi la tua bella prova di forza più... Aspetta, prima guarda che nella strada non ci sia nessuno. No. Non è abbastanza, tardi. Ecco, nota. La sera è verso l'inizio della notte... Milano non è più deserta come lo era Mediolanum, però adesso è abbastanza tardi, per cui sono praticamente tutti a letto. Quindi sì, puoi farlo tranquillamente. Io ti direi che è rissa o atletica, come più ti piace, più direi forza. Rissa. Più forza. Direi rissa, che ho 4 più 6, 10. Ah, ok. Così. Ho 5 successi automatici. A potenza è proprio... Difficoltà hai detto? Difficoltà è un muro di mattoni, 9, 8, 8. 8? Allora sono 5, 6, 7 successi.
Ok, come Terminator de Noartri, tu sfondi il muro di pietra. Io entro attraverso il muro. E direi che tiriamo l'iniziativa. D'accordo. Beh, ci avremo un po' di sorpresa, no? No. Hanno visto lui. Ah, giusto. No, soltanto quello quantico. Vabbè, non l'ha detto a nessuno. No, ma ho messo una vita a girare tutto il palazzo e riuscito a parlare con tutti. No, ma non è che noi abbiamo iniziato 6 secondi dopo che tu sei uscito, parecchi minuti, io sono dovuto arrivare lì. Lui... La difficoltà è? La difficoltà è 4. Com'è l'iniziativa, quindi? 6 successi. È prontezza di spirito e destrezza. Più destrezza. Ho tirato 6 dadi e ho fatto 6 successi. Ah! 4 di difficoltà? Sì. Ho fatto i 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 successi. Ok. 7 successi, se ne avevo fatto un 1, ne avevo fatti 9. Agite, prima voi. Tutti voi, nel senso, compreso Giovanni. Compreso Severino, che non è ancora arrivato. E dopo gli altri. Io sto arrivando in carrozza. Allora, io inizio prima perché ne ho fatti di più. Quello che vedi davanti a te è una stanza gremita di... Li conosci per come si muovono, li conosci per come per il loro aspetto, ne hai visti tanti, ne hai sterminati ancora di più. Sono sicuramente seguaci di Seth. Sono sentiti. Quanti ce ne sono? Una decina. La metà dei quali mostra già i segni di una pelle scagliosa e di un corpo più affusolato di quello che dovrebbe essere. Io spalanco la veste in forma incorporea e gli grido: patetici miscredenti, ammirate la gloriosa via che avete denigrato! E accendo Majesty. Ok. Allora. Ciao Galadriel! Dimmi. Non essi una bellissima regina! Terribile! Sarei stato un fantastico re! Principe, sì, giusto. Qualche re. Dimmi cosa... Io non devo fare niente, spendo un punto di forza di volontà. E loro muoiono, no. Allora, loro no, per adesso niente, sono tutti sottomessi, se poi mi vogliono attaccare devono fare la prova. Ok. Perfetto. Allora te lo rileggo perché è complicato sempre, perché sai, poi qua sono scritti sempre nel dettaglio. Sì, volentieri. Perfette. Allora, è ascendente, giusto? Sì. Ascendente, maestà. A questo livello il fratello è in grado bla bla bla. Bla bla bla. Infonde a coloro che circondano il vampiro rispetto, devozione, paura e tutte queste emozioni messe insieme. Le persone deboli si umiliano e i più impavidi trovano impossibile contrastarlo. Le persone così influenzate considerano il vampiro tanto formidabile che non osano dargli dispiacere. È difficile alzare la voce, alzare le mani, è impensabile. Quei pochi che riescono a liberarsi vengono fatti tacere da coloro che sono asserviti. Ok. Prima ancora che l'immortale abbia la necessità di reagire. Quindi la prendono come un affronto se qualcuno non ci riesce e qualcuno mi attacca. I cuori si spezzano, i potenti tremano, i coraggiosi rimangono scossi, bla bla bla. Sì, fa occhio a usarla perché fa brutto e quindi poi certo, quando finisce... Non è necessario fare alcun tiro. Devo spendere un punto di forza di volontà. Se il soggetto vuole ribellarsi, deve tirare su coraggio. Ok. E un successo permette di agire normalmente per quel momento. Ok. Ma sente il peso schiacciante dell'indignazione del fratello. Un fallimento abbandona la intenzione di compiere l'azione progettata e si prostra e si umilia di fronte al vampiro. Non importa chi stia guardando. Dura una scena. Oh, va bene. Sì, ma Majesty ha un filino. Senti, anche il quinto livello di... Sì, esatto. Quinto livello di ascendente. Allora, vedi il terrore dipingersi negli occhi di questi schifosissimi serpenti? Inginocchiatevi dinanzi alla gloriosa luce della Camarilla. E intanto voi, perché questo è quello che succede. Loro sono tutti soggetti alla tua maestà, e questo sicuramente ti mette al sicuro e li rende scossi e confusi, come minimo. In realtà la sentono anche loro. Io non ci sono ancora. Sì, cioè loro sono lui e l'altro, esatto. Però non volendo arrecarti dispiacere. Sì, esatto, cioè, è più lieve. Sì, 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 sì. Ma diciamo che è compatibile con le... Cioè sentono però il potere che emane, tipo Goku quando si appizza Laura. appizza Laura. Questo Goku appizza Laura, che qua... Tac. Cioè, dimmi, il freezer entra e tac. Cioè, tu il freezer, perché che balacche entra. E tu cosa fai? Io entro con la spada puntata verso il terreno perché per me sono inferiori a noi. Giusto.
mi avvicino a uno, lo fisso negli occhi e gli dico: dimmi dov'è fratello Elmo, e uso dominazione. Anziani, quello che volevo, cioè nel senso che non c'è neanche bisogno di fare gli anziani, però no, però fa più brutto, esatto, esatto. E dominazione, quello di secondo, devo fare un tiro di persuasione più leadership, quindi sono 8 dadi. Mm-hmm. Però io ho anche la specializzazione in costringere, quindi se c'hai la... se faccio 10 ne possiamo parlare. E la difficoltà è la forza di volontà del Setita in questo caso. Ok, la difficoltà è la forza di volontà del Setita. Guardo il soffitto. La forza di volontà. Guardi il soffitto? Sì. Lo guardi, sì. Davvero? No, per adesso non c'è niente. Per adesso la forza di difficoltà del Setita. Ah, grazie Pietro, è un fantastico 5. Scadusce. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, vabbè. Successi. Ok, d'accordo. Di più. No, 5. 5. Questi non tutti conta. Quelli sotto. Si è nascosto nella stanza segreta dove abbiamo intrappolato. Cazzo. Ah, oh. Chi? Sergei. Alzo la mano. Verso il gangren. Alzo la mano verso Giovanni e gli faccio cenno di andare avanti. Lui cammina verso la stanza successiva e mentre cammina le sue braccia sono troppo veloci per vederle muoversi, ma quattro teste di Setiti vengono spiccate dal collo. Non sta correndo, non si sta neanche scomponendo, semplicemente saltano. Un'altra cosa, sì. Per attivare velocità, già che ho usato una disciplina, non posso attivarne un'altra. Dipende se devi spendere punti sangue oppure no. Per velocità temo proprio di sì. Allora nel caso. Però per questa non l'ho usati. Allora sì, allora puoi. Allora uso anche velocità, così poi. Cioè, più che altro perché questa non è una prova. Ah no, sì, hai fatto una prova. Ho fatto una prova, ma velocità non ha una prova. E allora sì, puoi farlo. Ok, allora accendo anche velocità. Comincia a sentire e poi passo perché ho già usato tutti i dadi che potevo usare e non voglio spostarmi. Voi slostratevi e forse le vostre vite immortali potrebbero avere un senso. Tu cosa vuoi fare? Cioè tu rimani lì, te ne vai? Io sto lì in mezzo proprio, cioè appena entrato. Mm-hmm. E sto cercando con la mia presenza schiacciante di farli stare per terra, tipo faccia a terra in ginocchio, quelli più deboli, e gli altri invece magari provocarli, quindi avvicinandomi anche un po' a loro. D'accordo. Tu fisicamente come sei? Cioè si vede che sei spettrale? Sì, si vede, sono spettrale. Allora niente, loro non cercano di reagire. Non cercano di reagire e rimangono prostrati. Peccato. So. Ma sono sentiti, sono pusillanimi. Speravo mi attaccassero. Le vostre armi non nulla possono contro il potere della camarilla. Non ne fanno una questione di perché sono immune alle cose fisiche, quindi... Passate nella stanza successiva... Li tengo d'occhio se riesco, mm-hmm. Loro. Sì, sì, sì. Ecco, diciamo, mettiamola così. Dovete dirmi un po' cosa volete fare, perché le stanze ce ne sono un po'. È la classica casa signorile. Allora io voglio fare un cenno agli sgherri fuori. Ah, d'accordo. Vedi i due Bruga, che abbastanza impressionati e reverenti nei tuoi confronti, si avvicinano. E mentre tu stai abbandonando la stanza, vedi loro che stanno tirando fuori le spade e dal nulla comparire quattro Nosferatu mostruosi che si chinano sui sedili. Fate quello che dovete fare e vanno nell'altra stanza. Ok. Nella stanza successiva, che è un corridoio che dà su altre stanze, non vedete nessuno. Dove vi dirigete? Avete due stanze a destra, due porte a destra, due porte a sinistra e una porta in fondo. Io preparo l'azione se qualcuno attacca
Nezumi o il principe. Perfetto. Se non si dividono. Il principe nel senso di sceriffo. Sì, no, sceriffo, sì, certo. Come lo sceriffo? Non è venuto il principe. Ti pare? È venuto Giovanni. Dalle bande nere. Ah, giusto, è Corrado l'altro. Sì. Ah, pensavo che sia il principe il tizio. Ma lo sceriffo ha detto che non veniva. Eh? Cambiati idea. Poi è parlato. Se me lo da divertire. Lo so, cioè, sai, è un po' che non... Allora tengo d'occhio se qualcuno attacca lo sceriffo o il primogenito Nosferatu. Tu sto attento. Lascio a te. Io sollevo la spada, guardo i setiti negli occhi e gli dico: Omae vamo Shindeiro. Uh-ha, uh-ha. E attacco. Insieme agli altri Nosferatu? D'accordo. Quanti ne fai di attacchi? Penso tipo 4. Faccio altre due azioni extra in cui uso tutto il mio pool di dadi, quindi faccio 3 attacchi. Perfetto. E tiro 10 danni, 11 danni. Ti rubo un danno. Ho 5 risultati. Eh sì. Automatici. E di potence. Eh sì. Uno. Difficoltà abbiamo detto. Difficoltà. Scusa, per l'attacco? Per attaccare dovrebbe essere 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sì. 5, 13. Ok, vabbè. Allora, vabbè. Quanto fa la spada? La spada fa... Forza più 2. Prego. 8 e 6, 14. Va bene, Splash. Kokarashi. Ma i pugni hanno la resistenza perché hanno la pelle squamosa. Ora tirano questi dadi. Vedo un 2-1. Ok, dimmi tu a che, in che stato li vuoi ridurre. Allora, questi sono. Li vanno a uccidere. Li uccidi. Però gli altri cercano di scappare. Sono delle Messing. Gli altri cercano di scappare, Kokarashi. Se cercano di scappare, gli dico fermi. Cazzo. Allora. Però mica, aspetta, forza di volontà la spendono per andarsene via. E devono fare una prova. Che prova è? Aspetta, te lo dico. Per contraddirmi. Ce l'ho qua. Non basta spendere forza di volontà. Ecco qui. Vediamo, Okay. Una prova di coraggio. Contro però non c'è scritto. Sì, è sotterfugio tipo più no. Non c'è. Ma questo sì, c'è scritto. No, lì. Secoli bui. Ascendente. Secoli bui è stato più forte. La difficoltà è carisma più intimidire del personaggio. Carisma più intimidire. Vabbè, non è tanto. Non devi tirare. Sono io che devo tirare. Ah, è il totale. Io 7. Sette. Allora, sono. Io anzi dico: fermi! Affrontate le vostre scelte sbagliate! Sono in 5 quelli che devono. No! Non ce la fa. Uno. Sì. Ce la fa. Uno su 1000 ce la fa. Deve spendere anche con no. Di questo no. Un altro non ce la fa. E l'ultimo ce la fa. Quindi, non è vero, aspetta, ne ho tirati 4. Sì. E questo ce la fa, quindi 3 scappano e 2 si voltano verso Nezumi, lo guardano con l'odio negli occhi. Se così deve essere, ti affronteremo. Fate pure. You're welcome. Allora, uno con la sua lingua biforcuta cerca di attaccarti. Wow. Ho tirato 1-1, 2-4-4. Ah, però! Si trova davanti a te. Aspetta, non ce l'ha fatta e ha fatto un 1, quindi è anche un fallimento. Ha fatto 2-1. Ha fatto un fallimento critico. Allora, aspetta un attimo, Tiro l'altro e poi cerco di orchestrare questa scena ridicola. Allora, l'altro invece ti colpisce. Sì, ma io ho preparato l'azione quando uno dei due veniva attaccato. Quindi io avrei un modo se cerco di strappare la lingua tirandola in volo.
Allora, perfetto. Lui non ha tiro perché è un Kenita. Sì. E io devo fare la prova. Sì. Prendere un punto sangue. Intanto arrivi tu. Non c'è più niente da fare. Strapassata. Allora, quello che succede è che in realtà voglio tenere ferma che non lo colpisca. Poi se riesco, visto che tengo 500 kg. 1000. 1000 col 5? Sì. No, è 500. Ah, ok. Prova a strappargliela. Tranquilla. Allora, quello che succede è che entrambi si avventano su di te. A un certo punto vedi una forza invisibile che strattona e strappa la lingua di quello a destra. Quello a destra finisce. E mi arriva in mano. E ti arriva in mano. Che però cade per terra. Questo. Bella presa. Quella destra finisce su quello di sinistra che sbilanciato si infilza sulla tua spada. Bene. Me lo scrollo di dosso. L'ultimo sentita ancora vivo senza la sua lingua biforcuta ti guarda con odio e tocca a te. Sì, perché io ho fatto solo un'azione delle tre che dovevo fare. Sì. Scrollo il tizio che si è infilzato sulla mia spada. Che vola contro la parete. Anche perché ho, tra l'altro, il mio focus su forza è lanciare. Allora si finisce contro la parete. Ho fatto degli uno. La difficoltà abbiamo detto che è... Sei. 6, quindi faccio comunque 4 successi. Vabbè, e allora non te lo faccio tirare il danno. Se lo vuoi tirare, tiralo. Ho fatto solo 10 danni. Certo. Giusto per onore di cronaca, che il fatto che sei riuscito a prendere la lingua a metà, c'ho anche 7 di destrezza. Sì, assolutamente. 1, 2, 3. Gli tagli la testa. Gli tagli la testa. Ma non più lo muore se gli tagli la testa? No. Cioè, se gli dai, come fai a dargli sangue? Come fai a dargli sangue? Lo metti nel corpo? In bocca. No. Ma la bocca è staccata dall'altra parte. Ma il corpo che lo assorbe. Non è sangue, non è inteso come sangue, la vita è l'energia vitale. Ma quindi è la testa che rigenera il corpo? È uguale. Oppure li metti vicini. E pian piano si rimetteranno a posto. Ma se li metti vicini? Ecco, questo sì, se tu separi le parti del corpo di un vampiro e questo qua non riesce a rigenerare, rimane vivo separato, cioè rimane vivo magari in tuo cuore per sempre. Quindi in teoria se gli tagli la testa, la porta lontano e bruciano il corpo, si piglia i danni. Sì. In quel caso mi sa che schiatta. Sì, in quel caso può schiattare. Ambrogio, fermo, siamo arrivati, fermati! Potrebbe essere quella. Potrebbe, penso. C'è un buco nella parete. Esatto. Mi sono portato dietro anche... Coso. Certo. Come si chiama? Ikram. Ok. E Ikram ti fa... Cosa? E non esce nessun suono dalla tua bocca. Ti facendo, andiamo. E intanto si sente dire... La maschera. Allora... Prima ho guardato se per strada c'era qualcuno. Io ho una cosa in legge apposta per far passare domani. Qualcuno verrà arrestato per aver fatto casino in una zona. I sabbatici. Sono loro che hanno fatto. Io ho fatto solo. Ormai vanno uscire. No, i sabbatici nel senso che poi ci sarà sulla gazzetta quella che c'è. Quando è la stampa? La stampa carattere mobili c'è già da un bel po'. Ok, quindi sarà proprio tipo la gazzetta con scritto Sabbat. Che però si riferisce tipo magari a un rituale sabbatico, tipo certo. Le streghe che hanno fatto casino e sono state punite. Comunque, nel momento in cui scendiamo dalla carrozza e ci avviciniamo alla porta, io mi attivo velocità. Ok. Perché? Non sai mai. Devi spendere un punto sangue per ogni azione in più che vuoi fare. No, ne posso fare soltanto. Posso spendere soltanto uno perché ho velocità 1. Ah, ok. Quindi proprio molto. Molto semplice, e con i restanti due, siccome mi fido relativamente di me stesso, mi rimetto in costituzione. Ok, perfetto. Entri... No, pieno di gente che si spiattella, voi pestate. Entrate, in realtà con entrate intendo, voi vedete entrare soltanto lui, perché i Kramez
sparito dalla tua vista. Quando entri senti la possenza mia. Ancora? E fai appena in tempo a vedere questa carneficina davanti ai tuoi occhi. Non mi lo sferato in blu, sono riuscito a ammazzarne qualcuno? Sì, allora erano tipo una quindicina. Ah, ok, quindi si sono divertiti perché un po' tutti devono godere. E io sto sparando con i bastoni da passeggio, quelli dritti col pomello in fondo. Tatac, veloce però. Tatac. Tra l'altro, se volete vedere Severino, adesso c'è su fumblegdr.it. È venuto abbastanza bene. Sì. Nel passare vicino a loro. Buongiorno, buongiorno, bravi, bravi, vedo che siete già arrivati. E continuo ad andare avanti per le porte per andare verso Sergei. Ok. Scusate in ritardo. Scusate. Sembra che abbia un passo molto sicuro e sappia dove sta andando. Che detto di Severino non vuol dire che sappia veramente dove sta andando. No, assolutamente. Sembra che abbia sembra avere un passo sicuro andare e sapere dove sta andando. Vedi Giovanni? Che non Giovanni la classe, Giovanni, facciamo così, così non si confonde. Giovanni, esatto, che si scosta per farti passare. Buongiorno, buonasera. Beh, farebbe piacere un po' di compagnia. Andiamo? Mm-hmm. Mi serve qualcuno per rompere delle catene. Andiamo. Ah, c'è una sombra, c'è una sombra. Tiri, continuando avanti. Cosa? Io quando ritocca a me preparo sempre l'azione se qualcuno viene attaccato. D'accordo. Tu ti dirigi verso l'ultima stanza, prendi la porta. Cioè, è quella dove c'era il biscione e i due sentiti di guardia? Sì. No, quella è molto più là. È molto più là. Ok, no, era quello che chiedevo. Sì. L'apri, fai alcuni passi. E fammi un tiro di destrezza più atletica, penso. Atletica? Mi sa di sì. Aia! O anche... No, eh sì, atletica. Va bene. Ma come siamo di iniziativa adesso? Siete fuori dall'iniziativa. Ah, ok. Quindi io sto preparando l'azione, se qualcuno viene attaccato. Realtà è solo l'azione in più, giusto? Ah, ecco, specificamente da un po' tutti. Allora... Se c'è qualcuno che si allontana dalla stanza principale, cerco di tenere più d'occhio quelli che si allontanano, perché tanto qua sono in 15. Allora, in realtà state appunto, come si dice, state dirigendovi tutti verso la direzione in cui si sta dirigendo Severino, per il semplice fatto che appunto Giovanni lo sta seguendo. Qua non c'è più niente da fare. Ok. Io in realtà non lo seguo. No? No. Tu che fai? Io rimango fermo dove sono e dico, custode, mostra la tua faccia. E forse Kogarashi risparmierà la tua non vita. Kogarashi. Kogarashi è la mia katana. Kogarashi è il vento che annuncia l'arrivo dell'inverno. Quando gli altri sono allontanati, vedi emergere dalle ombre una figura pallida, cinerea, con ammantata in vesti nere, che ti guarda un po' sprezzante e fa: e quindi vi volete dimostrare capaci di misericordia? Volete fingere di non essere i mostri che siete? Io so di essere un mostro. E per questo pago ogni giorno il mio impegno. Abbiamo lasciato peraltro... Io sono lì sulla porta... E chi cazzo? No. Ok. Io voglio sapere cosa so, in che situazione sono. Cioè, cosa so di tutto ciò, ho sentito questa cosa, sono troppo lontano dall'altra parte. Allora, cercavo di tenere d'occhio un po' tutti, ecco. Quelli che si allontanavano tenevo d'occhio più loro, ma stanno comunque a distanza. Allora, per te è un problema tenere d'occhio tutti in questo momento, perché il corridoio è abbastanza lungo. Loro si sono fatti avanti per il corridoio e Nezumi è rimasto indietro. E allora seguo loro nel corridoio. Allora tu non senti questa cosa. E quando mi sta per entrare aprendo la porta, io passo attraverso il muro. Perfetto, d'accordo. Quindi allora se tu sei lì, facciamo un attimo questo dialogo. Io non ho affetto per queste persone, non parteggio per loro, ma
vi sconsiglio di liberare il Gangrel. È qui per un motivo. E a noi interessa quel motivo. Hai due scelte davanti a te. Seguire i tuoi compagni, guardo il pavimento insanguinato, o abbandonare questa casa attraverso la porta. Sarà l'ultima volta che ti darò questa possibilità, custode. Quindi non buttarla via. Che tipo di bruge hanno sferato? I bruci hanno sferato che erano lì? Sono lì, ma nessuno ha detto in frenesia, sta parlando. Ah, ok, però sono lì. Sì, sì, sono lì, sono lì. Lui si guarda attorno. Beh, vorrà dire che il sangue smunto da adesso è un problema vostro. È un problema del anziano. Il sangue smunto? Mm. Comunque correggo, non attivo velocità perché velocità ti permette di fare le azioni solo nel turno successivo, non ti rimangono buone per poi. Esatto, sì, sì. Però se volessi entrare molto velocemente, no, 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 è un punto, poi è un punto sangue per tutti i valori che hai, non per ogni singolo. Se hai 5 spendi comunque uno. Vabbè. Giusto bene. E li fai in fondo a turno. Si allontana. E se ne va. Prima doveva dire il motivo. No. Ah, ok. Non erano i nostri accordi. Non gliel'ha chiesto. Gli ha detto, puoi uscire oppure no. Vedi un po' tu. Prego. I miei Nosferat mi avevano detto di lasciare qualcuno vivo dei Sabbat perché sennò... Sì, ma tenerlo noi! È giapponese, ragazzi, è giapponese! Gli dici una cosa e lui fa quella! Tu sei entrato e passato dal muro, sì. Quello che vedi è una stanza normalissima, vuota, non c'è nessuno dentro. Nel momento in cui lui apre la porta e mette un piede nella stanza, 7, 4, 6, vedi il suo piede che affonda nel pavimento come se non ci fosse, e lui riesce per il rotto della cuffia ad aggrapparsi alla maniglia della porta e puntellarsi sullo stipite prima di cadere. Giovanni, tira su, prende la colonna. Grazie. Sempre utile, mio caro Giovanni. Che cazzo è successo? Io provo a scendere dal pavimento. Ma qui c'era una stanza prima. Vedi, allora passi all'interno di questa illusione, ormai hai imparato a conoscerle. E in questa stanza non c'è pavimento, c'è, o meglio, il pavimento c'è, ma è diversi metri sotto. Tu non l'hai visto perché quando sei entrato nelle stanze fluttuali. Non ne sei andato sotto, non ti posi sul pavimento una stanza, chiaramente. E 5-6 metri sotto è pieno di, c'è un piccolissimo ballatoio su cui evidentemente i sedili potevano muoversi, ed è pieno di spuntoni acuminati. Anche in volo. E non c'è nient'altro? Niente. C'è la porta dall'altra parte, a livello del suolo illusorio. State attenti, è una trappola. Magari un paio di secondi prima. L'ho scoperto ora. Sì, no, grazie. Mio caro. Scusa. Com'è bello traslucido? Il custode non sarà più un problema per oggi. Di chi? Della sombra. Ottimo. Phew. Era fastidioso. L'ho allontanato. Bravo. Come hai fatto? Gli ho detto di andarsene. Guardo. Guarda il traverso. Faccio. Funziona. Per alcuni sì. L'alternativa era assaggiare il mio metallo. Metallo! Volevo dirlo. Era bello. Ce n'è tanto di metallo qui sotto, quindi io procederei con cautela. Io mi alzo in volo e provo a andare, passo attraverso la porta. Spendo di nuovo dei punti sangue. Attraverso questa porta, cioè, oltre questa porta ci sono il serpentone
e gli altri due. Ok, attento di là, attento. No, non fai niente. Perché? C'è un serpente. E due sentiti. Sono pochi. Però patetici. Non vorrei che succedesse niente di male a te, Giorgio. Il Kainita che cerchiamo è con un certo Sergei. Già, sì, quella è roba mia. Entro dalla porta. Affrettatevi, o non ne rimarrà molto. Non è vero, in realtà voglio solo che si affrettino perché non posso fare un cazzo. Però. Tu. Guarda sul ballatoio. Dice Giovanni ti dice: faccio io. Ok, ok. Si china giù, lo senti. Tanto ringraziamo Francesco Ponzin che ci manda la canzone della sera. Oh, grazie, la vogliamo sentire, la vogliamo. È in romano, quindi lascerei fare a Roma. Vedo la maestà del Tremer, vedo la santità dello spadone, adesso non vivo e so più buono, no, non me taccio mai, ma il cav capoccia per mon non fare. Ok. Ok, senti una la voce di Giovanni sotto che ti dice: salta, hoppa, vola, ti piglia, ti posa, vedi in effetti sugli spuntoni, un suplex, ti fa un German suplex, bastardo, e ti dice: interessante, ti fa vedere alcune, come si dice, ti fa vedere alcune fessure sotto le, che quasi a livello del suolo, quello vero. Dice: secondo me da lì c'è qualcosa di interessante. Dovremmo vedere meglio come è fatta questa. Dici che è una vasca? Sì, intanto che loro perdono tempo, io sono già entrato. Bastardi. Ed ecco che ti trovi davanti a questo schifosissimo serpente enorme, gigantesco. Io seguo loro due. E a due altri vampiri, evidentemente impreparati alla tua fulgida e terribile maestà. E soprattutto se non sono entrato dalla porta. Certo. Nel momento in cui tu entri dalla porta, cioè dal muro, la prima cosa che fanno: arrendetevi! Si aprono la porta e perite! Uno. No. Ma poi dimmi se posso agire prima. Beh, vediamo. Uno butta per terra la spingarda e si prostra. Che cazzo. E l'altro. La difficoltà era 7. E l'altro di riflesso ti spara. I proiettili ti passano attraverso. E adesso è tutto tuo. Quanto ci mettono a entrare loro? No, però quasi potevo fare una tamarrata incredibile, ma non la faccio perché non è proprio dal PG. Però Robè la vorrebbe fare, ma non posso farla. Era tornare corporeo e sparare io col fucile a pompa. Però non è proprio per niente suo, perché c'è il serpentone, lui è un cagoso e quindi non lo farà mai. No, hai altri due turni. E il serpente. Io prendo il tizio, salvo la connessione, prendo il tizio, quello che sta parlando, e lo sollevo. Tenendolo immobilizzato. Qua l'hanno depotenziato. Perché vabbè, intanto c'ho la prova per vedere quanto dura la mia manipolazione. Un po'. Sì, direi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo no, però. 6 successi, quindi 6 turni. C'è una prova contrapposta di forza di volontà. Allora, viene utilizzato come regolare. Ah no, un essere vivente. Kainita se la piglia in quel posto di nuovo. È due. E quindi lui è manipolato. Inizia a spezzettargli un po' le ossa, se riesco. Cioè, non fagli danni, ma fagli dolore. Sì. E fastidio. Sì. Allora lui questa cosa la sente. L'altro è prostrato. Il serpente. Il serpente è soggetto alla tua maestà, visto che è un animale schifoso e non ha un'intelligenza? Teoricamente chiunque, qualsiasi cosa, qualsiasi essere vivente e non. Però puoi scegliere di no. Tutto al massimo se mi mozzica. Beh, più che altro che no, lui non può mozzicarti, questo è il fatto. Ma non lo sa se non è intelligente. Esatto, quello che fa è saettare velocemente verso di te, serrare le mascelle in uno schiocco e arretrare frustrato, mettersi nella classica posizione eretta del cobra,
aprire le spire e soffiarti, ma non può fare nient'altro. Io però, visto che so che sarà così, dopo voglio essere pronto col mio movimento a mettere il sentita davanti. Allora vediamo. Come già abbiamo fatto. Allora, dicendo tipo, poi se succede dire chi di serpe ferisce. Allora Parici prova prima che loro arrivano il cobra disparino. Ok. Disparino. Ah no, quindi no. Va bene. Rimane lì. Gli faccio salire prima il nostro samurai. Prego, prego. Vuoi andare? Vado. Prego, fa proprio il gesto con la mano. Vado speditamente verso la porta anche perché ho sentito lo sparo. Sì, esatto. Io non so che lui è invulnerabile ai colpi, quindi mi affretto. Allora, salti. Hai più o meno 5 metri che ti dividono dalla porta in verticale. Che fai? Beh, fra un po' Tense e Celerity. Minchia, tranquillamente. Faccio proprio fluk a violenza. Non fai il salto ninja, quindi ok, grande. Sfondi la porta, che questa volta è una porta per davvero. Quanti primi? Però all'ultimo non ci arriva e non c'è appiglio, quindi da un cazzo, da una mano aperta fa una fessura e poi si tira sopra con i piedi. Che deve uscire. E ti trovi davanti a Yamatalo Orochi. Ti trovi davanti a un enorme serpente gigante, un poveraccio prostrato. Sentite, non lo guarda nemmeno. Esatto, e un altro immobilizzato così. A mezz'aria. Esatto. E dietro di me una rosa di pallettoni. Esatto. Io mi concentro sul serpente perché io sono pur sempre un samurai, quindi vengo... è un Uni, no, è Orochi, il serpente. Quindi per me è proprio tipo il nemico naturale. Posso fare una prova di lingua o qualcosa? Cioè, per sapere qualcosa della cultura giapponese? Sì, certo, perché no? Come si fa? Fai una prova di intelligenza più linguistica. Voglio sapere se so tipo un po' della mitologia giapponese. Intelligenza più academics. Sì. Accademiche. Carisma più orgoglio. Anche perché io ho appena detto Yamato no Orochi. Tra l'altro intelligenza. No, quello lì era memoria, era occulto. 5 successi. Tranquillamente sì. Allora gli dico in giapponese, tipo Adano Orochi. E quindi iniziativa. E quindi iniziativa. Perché no? Un successo. E gli ho detto tipo guarda il grande Orochi, in tono beffardo. Ah, comincia prima lui. Non lo so. Beh, di me sì. Ah, ok. Ah, Gesù. D'amore acceso. Lui ha fatto 8 successi. Di me per certo è che rimango fuori dalla stanza di sotto aspettare. CD 4. Pro un botto di 1, eccoli 1, 2. Quindi questi neanche perché non ci sono. 3. Wow! 2 successi. Con 11 dadi. con 12 dadi. Wow! No, giusto, ce n'è un altro, aspetta. 3 successi. Diciamo che con 12 dadi. Che sistema di merda. Cambiando l'ordine di attenzione. Che sistema di merda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cioè 7 di destrezza sono praticamente in celerity fisico. E sei comunque una sega. Ultimo. Questo qua è perché è l'iniziativa mia solita. No, sono io ultimo, ho fatto 1. Ah, hai fatto 1? Sì. Ok, almeno quello. Merda che sei, che merda. No, cioè, se qualcuno tenesse la statistica, nelle ultime 50 giocate avrò fatto tipo 48 volte ultimo in iniziativa. Gli è rimasto, è una, come si dice, è un trauma che gli è rimasto da come cavolo si chiama? Star Wars, no. Feng Shui. Allora, Feng Shui era il gioco per come è strutturato che mi faceva essere ultimo. Poi anche Star Wars ero quasi sempre l'ultimo a girare. Con 4 successi lui riesce a piantare i suoi denti nelle tue spalle e cerca inoltre di avvolgerti con le sue spire. Il biscione. Vediamo quanti danni ti fa. 1, 2,
Orochimaru. Uno, due, tre, quattro, otto danni. Riducibili, ovviamente. Riducibili, non sono gravati, non sono, per adesso non sono gravati. Ok, riducibili è stamina, giusto? Costituzione. Esattamente. Costituzione più robustezza. Assolutamente sì. 11, 21, 29... 39, 40. Come 40? Scusa. La sommata. Cosa? Mai bello. Questo è come faccio le tre successi con tre viola. 5 successi. Wow. Ci mancava Clara, non l'ha mai fatta una cosa del genere. Adesso sì, 5 successi. Okay. Allora vuol dire che se pensa di essere un ladro e fai il furtivo, i primi due se ne vanno, i primi due livelli di salute. Oh, alla 159esima puntata di farlo anche lì. E poi peraltro col sistema più farraginoso del mondo. Allora, e a questo punto facciamo una prova di forza contrapposta per vedere se riesci a prenderti, se riesci ad avvolgerti con le spire. Forza basta? No, no, tu, sì, forza pura di varie potenze, ovviamente. Hai difficoltà? 6. 7 successi. 7? Ok, lui avvolge le sue spire attorno al tuo corpo e tu gli fai ma va là, e lo spingi, nel senso, lo apri come un panino. E con questo lui ha concluso il suo turno. Prego, sei completamente libero. Di nuovo, tocca a te, sì. E poi a lui. Severino è vicino a me? Io sono fuori dalla stanza di sotto che... Ah, di sotto, peccato, volevo mandarlo in frenzy. Ah, col cazzo! Il serpente mi sembra un serpente. Sì, sì. Non una trasformazione di qualche modo. No. Poteva essere un... Cioè, sai che ci sono dei setiti che si trasformano in serpenti giganti, però di norma sono tipo... Allora, preparo l'azione, tenendolo più vicino possibile al serpente, ma quando il serpente prova a dare un altro morso, gli infilo il setito in bocca. Ok, perfetto. Io invece gli dico con animalità di chinare il capo. Oh! 7 successi. Come no, lui si appiattisce al suolo e striscia con il capo ai tuoi piedi. Ok, uso velocità. Che finale, è finissima questa cosa. Ah, no, però è per il round dopo. Esatto. E allora non uso velocità. Ma tanto non succede niente questo round. Io tengo fermo il tizio. E comunque preparo la spada per infilargliela nella testa. Cioè, io dico in giapponese qualcosa di fico che non so io. Sicuramente il mio personaggio che è più intelligente. Adesso ci penso e poi ti dico cosa gli dico. Giovanni salta dal basso dal basso dell'altra stanza direttamente nel mezzo dell'azione e, turbinando la spada, taglia in due il poveraccio inchinato. Una mano. Nuovo round. Qualcuno mi tira su. Lui però si muove adesso. Sì. Chi? Perché tu gli hai detto di fare questa cosa. Tu gli hai detto di fare questa cosa, lui l'ha fatta. E quindi adesso si può muovere. Ma se ne è che gli ho tagliato la testa. Eh? No, gli hanno ancora tagliato. Giovanni ha colpito. Ha tagliato il tizio che teneva. Sì. Da sotto, senza spostarsi rispetto a te, lui inclina la testa verso il tuo torso e ti sputa del veleno. Io direi che. Io gli metto il sedile davanti. Allora, sono molto vicini, però puoi farlo. Se non hai troppo riguardo nello sballottare il sentita addosso a Nezumi, puoi farlo. Perché non c'è abbastanza spazio per farci stare.
se riesco a sbattere contro le zoom per spostare le zoom e far prendere il sentito, sì, volentieri. Lo fai tranquillamente. Allora, vediamo. 1, 2, 3. Oddio, peraltro. Che schifo. Allora, non ti avrebbe neanche colpito, ha fatto 0 successi. A maggior ragione, tu senti, vedi, tu eri completamente concentrato sulla testa del serpente. Che si è alzata di scatto, si è girata e ha sputato a chi? Si è alzata di scatto, si è girata e ha cercato di sputarti e tu vieni spostato. Oddio, vieni spostato. Tu quanto hai di potenza? 5. No, ce la fai. Ci vuoi 100 kg di spinta. Te lo dico subito. Forza, 500 kg, 8. Tu hai forza? 6. E 5 di potence? No, non lo sposti. Vabbè, però, chi se ne frega? Io direi che vedi frapporsi fra te... Ma se posso io lo sbatto in faccia al serpente. E infatti, vedi frapporsi fra te e il serpente. Questo corvo che direttamente scagliato in bocca al serpente e senti un distinto odore di carne bruciata mentre il serpente che chiude la bocca di scatto per riflesso condizionato se lo mastica un po'. Prego, tocca a te. Quindi adesso il serpente ha alzato la testa e... appena. Ah, appena, cioè ce l'hai a livello della vita. Ok, ti ho detto di abbassare il capo e gli pianto la spada nella testa. Prego, la difficoltà per colpirlo è qua, è 5, non è 6. Ha fatto un sacco di 1. Ma comunque 6 successi. Maledetto. Prego, tira il danno. Il giapponese maledetto. Ma tira le sberle. E di forza ho 6 più potenza, non è solo sul tiro, sono tiri 2, 7 ho fatto con i dadi. Bene, allora la tua spada si pianta nella testa del serpente, trapassa completamente il corpo del setita e si pianta per terra facendo una specie di spiedino. E io gli dico in giapponese: Susano sarebbe onorato. Susano, che è quello che ha combattuto contro Yamada. Una donna? Sarebbe onorata allora. Io ti correggo, onorata. Però qua è un tizio con la barba. Sì. Mi ricordo male. Ma le donne giapponesi al tempo non si ricordavano una donna. Susano è dentro a Naruto, visto che siamo sempre lì, è un maschio. Minchia! Allora me la sto confondendo con qualcun altro. Cioè, spero che sia. Una donna barbuta. Deve essere una donna. Me lo sono confuso con Amaterasu, scusate. Visto che nessuno mi dava la mano per salire, salgo i pioli fatti da lui prima mentre scalava. Giusto. Il culo della moffetta. Sì. Con la tua barba. Vabbè. Tutto fatto? Pare di sì, è stato fin troppo facile. Scusate, quindi quando si ha una vocazione giusta tutto è sempre più facile. Bene, però siamo in una... Hai sempre ragione. Siamo in una maledettissima biblioteca e qua non c'è. Io gli avvicino alla libreria, la sposto. Opa. Ah. Di qua. Com'è che vai così a colpo sicuro? Uso il cervello. Vedi davanti a voi questo dedalo enorme. Se vuoi ti posso insegnare, No, seguo te. Vuol dire apprendere, seguire a me. Questa cosa potrebbe essere molto lunga. Fortified School, dice la Susano. Che figata, Fortified School. Fuori di testa. Fortified School che è Hunger Games fatto bene. Sì, esatto. E perché dovrebbe più battere Royale. Giù di qua. Fortified School c'era un po' di... Sono tante scale, vabbè. Andiamo giù. Tu rimani sempre trasducendo. No, aspetta, prima c'era il dedalo, ti ricordi? Prima c'era... Ah, giusto, sì. Ci sono altri... Sabbatici? Non so, quanti ne avete uccisi? Neanche uno. 17. Avete, non hai. Chiedilo loro. 17? No, non credo. No, aspetta, manca l'omino, quello basso. Io dico ai tizi di là se riesco a farmi sentire alzando un po' la voce.
tipo, controllate questo piano. Però è difficile, siamo lontani. Beh, non torni indietro, dici semplicemente l'alta voce, torni indietro. Dico l'alta voce. Manca il frate. Quello che stiamo cercando. Sono tanto lui dovrebbe mancare. No, io torno indietro. Quando torni indietro, vedi che ci sono i due Bruga fuori dalla, che fanno piantone appena fuori dal buco del muro, e in Nosferatu hanno quasi finito di pulire tutto il casino. E io gli dico, sempre il Majesty, prestatemi orecchio. Non ce l'ha mai visto. Salve macchia. Sì? In questa nostra società tutti devono beneficiare dei frutti che il duro lavoro dei giusti porta alla grande tavola della Camarilla. Io vi ringrazio a nome di tutto il Concilio dei Primigeniti per il vostro lavoro e per quello che continuate a fare per proseguire questa nostra grande tradizione. Sì, in Nosferatu ti fanno un inchino e ti dicono: grazie onorevole primogenito, lasciate che ci prendiamo cura noi di questo disordine. Fate come avete fatto bene fino adesso. Fannunciando, si ripentono operosamente al lavoro. Io, cazzuola, rimango, io rimango lì, io rimango lì a osservare, ogni tanto do degli elogi. Perfetto. Sempre mantenendo la mia presenza in modo che prenda tutti. Ottimo. E io, siccome ti ho fatto tutto prima, fai una prova di intelligenza più, vediamo se più sotterfugio. Sotterfugio? Ebbene sì. Ah, dove cazzo sta? Non è più? Qua. Ok, prova. Sotterfugio. 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 No, è sotto streetway. Ah, quasi difficoltà 6. 2. Ha fatto 2. 2 successi. 2 successi è un successo marginale. Allora, tu vai a passo sicuro e poi a un certo punto... Però non ho memoria di questo luogo. Aspetta. Esatto, dici, cavolo... Mi sembrava che qua si voltasse a destra invece che avanti. Aspetta, so perché. Mi giro al contrario e comincio a camminare all'indietro. Fantastico. Perché l'ho fatta al contrario e me la sono memorizzata così. Ti giri, cammini all'indietro e voi vedete lui che scompare in una parete. Stregoneria! Allunga la mano nella parete. Di qua. È quel figlio di puttana della Ravnos, evidentemente. Ha messo pareti dove c'erano e ha messo aperture dove c'erano, in modo da confondervi. Va bene, ok, allora, per favore, qualcuno mi tenga la mano perché non vorrei ci fosse un buco. Tanto, curiosità. Avevi capito il trucco e hai detto la faccio indietro così non mi faccio cogliere impreparato, non mi faccio ingannare dagli occhi, o semplicemente hai interpretato un pazzo che ci ha azzeccato per caso? La seconda che hai detto, te lo dico io. No, ma... Il ragionamento è stato questo, dimmi se ho detto giusto. Okay. Dato che l'hai fatta in un senso, ti sei messo a fare il gambero per riavvolgere il nastro. Sì. Non ci posso. È la cosa terribile che io capisco. Ha fatto la cosa più intelligente del mondo per il motivo sbagliato. È bellissimo. Ok, non c'è nulla che possa fare. Io poi se vuoi mi spendo un altro punto sangue, ma io il sentito quello che è bruciato dall'acido me lo porto dietro e lo consegno ai tizi, perché sennò sarebbe rimasto lì. Ah, sì. Ah, certo. Comunque il Tremer sembra Nixon in un episodio del Dottor Who. Oddio. Qualcosa del genere, sì. Continuate, arrivate alle scale, anzi arrivate alle scale, no, non arrivate alle scale, arrivate a un enorme blocco di pietra. Mi sa che vi serve anche a te una prova di forza per spostare sta roba, perché i successi automatici non ti bastano. Questo me lo ricordo. Sì, ti ricordi che c'era quando sei arrivato in cima alle scale c'era quello spiraglio di luce? Tu sei passato in mezzo, ma c'è tanto, cioè ci sono bei 50 centimetri di roccia viva. Difficoltà? 6. No, è 6, è standard, è 6. Devono essere semplicemente tre successi.
Io sono 7 successi a meno che io non cerchi di lanciarlo e allora posso rilanciare il direi che se sei sufficientemente composto a non volerlo lanciare non lo ritiri, perché semplicemente tu con le tue dita d'acciaio metti le tre dita nella fessura, non dita, palmo intero e con una mossa secca lo spingi avanti di un buon mezzo metro e lasci aperto e dietro sentiamo ciao Marco. Scusa Sergei, proseguite giù dalle scale e arrivate a una botola. Non mi ricordavo così lunga questa scala. Scendono molto, scendono molto, 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 sotto il livello delle fogne. Ma molto, molto, molto. Nel caso la notte finisse, il sole non ci raggiungerà mai. No. Raggiunta la botola, che fate? Puoi, per favore? Nettamente? Hai più riflessi. Riflessi? Capacità di reagire al pericolo. È una botola da sollevare. Sai mai cosa c'è sotto la botola? L'hai visto? Sì, ma si è cambiato. Apro la botola. Che era chiusa a chiave, ma i cardini saltano come se fossero fatti di burro. La nana è chiusa a chiave, però. Rimane chiusa a chiave, ma nella tua mano. Esatto. E da sotto sentite provenire chi ha il metabolismo attivo, un tanfo. Nessuno mi sa. Solo io sono il metabolismo attivo e sono il piano di sopra. Anche perché con me vicino, se no sentono continuamente. Ah, è vero, certo. Non cambia assolutamente niente. Per quello sono rimasto indietro. E vedete diversi metri sotto, siamo più o meno a 6 metri sotto, cioè non ci sono scale, è uno strapiombo, cioè è la botola sul tetto di questa stanza. Vedete quasi nulla. Chi è che ci vede al buio qua? Io vedo se c'è uno spiraglio di luce. Cioè, raddoppio la vista, mettiamola così. Che non è soltanto in lunghezza, è in percezione generale. Ma non di più. Per vederci al buio devi avere... Occhi della bestia. Sì. No, oscurazione, una cosa del genere. No, era l'animalità, dentro l'animalità. È il terzo occhio della bestia, mi pare. Infatti ce l'aveva Sergei. Sì, esatto. Beh, ci andiamo? Sentite proteide, neanche animali. Proteide. Allora vedete delle forme indistinte giù. Per quanto i vostri occhi siano abituati all'oscurità, c'è molto poco da distinguere, da discernere. Sentite una singola, sentite le gocce di umidità che cadono per terra, risuona un eco molto forte e sotto, adesso che sei incorporeo, lo senti proprio, c'è roccia umida, gocciolante. Scendete nella stanza e a ogni passo che fate rischiate di muovere le innumerevoli catene che, partendo dalle pareti della stanza, si stringono e si avvolgono intorno a questa grande colonna di granito. Io? Sì, infatti stavo dicendo, cui voi non vedete legato quasi nessuno, perché non riuscite a distinguere quasi nulla. Faccio Auspex, percezione dell'aura, ecco, mi guardo attorno con quella. Allora, quello che vedi è che è molto strano che oltre all'aura di Sergei, che tu conosci, sono fetuso, ci sia una parete che ha un'aura. Che ha un'aura di paura e spavento. Vicissitudine. No, questa volta no. No, questa volta no. Questa volta è chimerismo. Io sopra nel frattempo. Quanti sono in Nosferatu? 4. E 2 brucia? Sì. Creo delle massicce maschere con il simbolo, la forma quella della maschera d'oro. Uh-huh. Perché posso creare fino alla mia corporatura, certo. Quindi 5 maschere di oro massiccio e le do come dono per i loro servizi ai 6 tizi. Il poveretto che rimane senza?
Chi è che rimane senza? Hai detto che ne crei 5? Ne posso creare quanto il mio corpo? Sì, sì, allora con 6. Allora i due. Sono 6 e belle spese massicce. Fai un tiro di. Dicendogli anche vendetele e portate gloria al vostro clan. Se volete, ottenetele come ricordo. Allora, fai un tiro di. Vediamo. Cioè, ho fatto maschere perché volevo fare statue loro, ma non ho craft. E quindi. Diciamo. Pro. Cosa ti vedreste per cosa? Intuizione, percepire intenzioni e prontezza. Percepire intenzioni sta empatia più prontezza. Empatia più prontezza. Prontezza, empatia qual è? La prontezza è più per l'uso sulla resistenza, quando ricevi qualcosa, non tanto quando fai. Percezione. Piuttosto percezione. Percezione più empatia. Manipolazione. E intelligenza invece diventa un portale della mia parte. Sì. No, ma questo è per capire una cosa. Difficoltà? 6. Wow. Madonna, rischi. Rischi. Fallimento. Critico. Non succede niente, non è un problema. Fallimento critico. Ti sembrano sì, tutti, non ho idea. Ti sembrano tutti estremamente felici, contenti e entusiasti. Accettano tutti di buon grado, tutti sono educatissimi e tutti ti ringraziano sentitamente. Giusto che sia, anche perché sono ancora sotto Majesty. Esatto, non si sognerebbe di fare. Ah, però, scusa, se posso evocare fino a. La dimensione massima per quella dell'evocatore valgono un fracco di soldi. Eh sì, valgono proprio tanti soldi. Sono tutti genuinamente contenti. Distruggiamo l'economia di Milano nel 1890. Ah, non è un problema. Ritrovamenti. Secondo te come vanno avanti i Tremere? Come si sono comprati il Duomo? Io ogni notte mi bevo uno, creo statue d'oro. La botonina sopra è fatta. La botonina l'ho fatta io. Sì, un po' di tempo, però. Però ce l'hai fatta. Io, mentre siamo di sotto, dico loro: ah, tranquilli, so dove andare. Un secondo, Adesso volevo sapere cosa intuivo. Un secondo. Posso dare un punto di forza e volontà per riuscire lo stesso? No, perché è un fallimento critico, purtroppo. Telepatia. Che la manipolazione intanto Giovanni si è rotto le palle e accende una torcia. Ah, bravo. Io no, perché non le possiedo, certo. Se non l'avrei fatto. Forza di volontà sua? Sua? Aspetta, forza di volontà. Forza di volontà. Fammi vedere qua. Sì. A 5. Quindi faccio 3 successi. Quindi all'atto pratico me ne frega niente perché gli sto mandando un messaggio, non lo sto leggendo. Ok. Ed è un: mio caro, palesati e non ti verrà fatto del male fisico. Scusate, ma fa caldino. Sì, sì, mi rendo conto. Tanto adesso lo sto picchiando. ho perso l'ascendente. La protezione. Se ti palesi anche ad una distanza di sicurezza, penso che nessuno ti farà del male. Sarebbe carino da parte tua manifestarti ora. Vedete questo. Lui, tante cose, non sa chi gli sta parlando. Vedete questo figuro dall'aspetto di un pretucolo di campagna che si fa avanti con le mani in alto. Viandanti, sono qui in pace. Viandanti, anche no. Puoi chiamarci maestro e signore. Maestro, signore e eminenza, guarda Giovanni. Ah, se l'ha diventato. Voglio che voi sappiate che io non avevo assolutamente nessuna intenzione di collaborare con i sabbatici e che Zorradula, succedetelo! Indica Sergei che questo era l'unico modo per tenere in sicurezza. Ti sarebbe segno? Lui? Sergei? Sì. E quello lo verrà con noi, con me. No, sarebbe meglio non andasse, non uscisse da qui. Anzi, forse dovremmo chiudere il passaggio sopra, sento uno spiffero, penso che sia rimasto aperto.
Io tanto faccio parlare, faccio, beh, se volete porgere delle domande, intanto vi do un'occhiata a Sergei. Vado a vedere Sergei nel frattempo. Io tolgo la mia maschera in modo da essere ancora più spaventoso. Lo fisso negli occhi. Signore, eminenza. Dici dov'è il tuo sire e uso dominazione. Qual è il mio sentiero nuovo? Perché non c'è più quello che c'avevo prima, il maschere. No, io tieni quello. Ah, ok. Sì, tieni quello. Comunque, giusto per far notare le maschere d'oro, ho visto solo dopo che il mio sire è Midas. Ma qualcuno l'avrei pure imparato. E la sua forza di volontà? La forza di volontà è 5. Un successo. Però no, perché ho costringere a dirmi qualche cosa. Un successo lo stesso. Sta vedendo qui. Non può. Sta vedendo qui. Non so dove, ma ho paura che. Ho paura che arriverà da un momento all'altro. Fai bene ad avere paura. Voi non sapete quanto, è vero. Io non lo sto guardando, sto facendo i cazzi miei con Sergei e nel frattempo sto ravanando nel suo momento, ho fatto 4 successi. Ah. E quindi è un perché Sergei è chiuso lì. Nella sua mente, in quella del Ravnos. Allora, quella del Ravnos, sì, di Emo, è giusto perché se vogliamo essere più precisi. Me la fa vedere attraverso immagini, sensazioni, ricordi, cose varie, cioè sono brevi visioni sparse, non incomprensibili, cioè nel senso, però è come se tu ti metti a pensare a qualcosa, non è che ti vedi la frase scritta. Hai le sensazioni di quello che stai pensando. Esatto. Gli posso ciulare 4 informazioni. Allora, perché è qui? È stato necessario intrappolarlo perché il mio sire, quello che una volta era il mio sire, sta venendo qui per distruggerlo. E distrutto lui, il sangue di Anton è andato e non sarà più possibile distruggere la spada. E a quel punto non possiamo più fermarlo. Io mentre sto passando sulle catene mi appoggio sopra un po' sbigato. Oh cazzo! No! Seconda informazione. Sì. Quanto gli fa paura Zlatan rispetto a quanto gliene facciamo noi? Le storie che ha sentito sul sangue smonto, se sono vere, sono talmente terrorizzanti che preferirebbe 100 volte essere ucciso da voi adesso piuttosto che non a finire sotto le sue grinfie. Sempre attaccato ai catene. Terza informazione che cerco. Ok. Una. È esattamente cosa sa rispetto a dove è al momento Zlatan. Che possono essere appunto quelle cose del è arrivata una lettera, è stato detto questo, più o meno, cioè nel senso quello. Lui è stato informato da dei Nosferatu antitribù. Gli antitribù sono coloro che si schierano con il lato opposto, quindi sono dei Nosferatu sabbatici. Okay. Che la profezia si è avverata, è arrivato il guerriero dell'est e con lui contro soldi ha comprato un topolino al mercato che sua madre comprò, sì. Cioè, e questo significa allora lui ti dice che i tre storpi hanno predetto che quando sarebbe arrivato il guerriero dell'est il sangue smunto sarebbe tornato a Mediolanum e lui ha visto che i vampiri qua in zona cominciano a morire a frotte e secondo lui è sangue smunto e ha paura che a breve sarebbe arrivato fino a lui e quindi si è messo d'accordo con i sabbatici per
rapire Sergei, per trovare Sergei, rapirlo e intrappolarlo. Ok, e quarta cosa, perché cosa abbatte se non con la camarilla? La camarilla di Mediolanum non ha simpatia per i Ravnos, per qualche motivo. In particolare per il sabato non faceva favoritismo. Ok, io aspetto un po' che magari questo qua tutto quanto avviene abbastanza in fretta, certo. Però aspetto un secondo che, che facciano dei discorsi tra loro e poi vedo. Tornando a noi, ti dice: penso che stia venendo qui. Io temo che potrebbe essere nei dintorni, potrebbe essere già qui. Non possiamo lasciargli raggiungere. E ti indica Sergei. Cosa succederebbe se lo raggiungesse? Probabilmente lo distruggerebbe e la spada che porta non può essere distrutta senza il sangue di Anton. Sergei, insomma, senza il sangue dei Malkov. Signore, lei mi deve credere, io non mi sarei mai schierato con il Sabbath se avessi avuto scelta. Io non ho interessi con i mostri. Con i sabbatici, io volevo semplicemente tenere Sergei al sicuro da quello che una volta è stato il mio sire. Menti, è sempre una scelta. Tu hai scelto di schierarti con dei mostri succhiasangue che altro non desiderano che la distruzione dell'umanità. La camarilla avrà molti difetti. Molti sono dovuti a chi ne fa parte, ma almeno cercano di mantenere un equilibrio con i mortali. E tu invece hai scelto di seguire il tuo sire. Non ci sarà nessun equilibrio quando arriverà e ci ucciderà tutti. Non ci sarà nessun equilibrio. Non potrà essere fermato se voi non mettete al sicuro lui. E a dirla tutta, penso che dobbiate mettere al sicuro anche me, perché io vi servo se volete trattare con Zlatan. Stava per dire questo con il sangue, lo senti che c'era sulla punta della lingua, però si trattiene. Tu senti c'è una voce che non c'è in realtà, che dice un ravno smorto. Mentre invece a Dante arriva un messaggio telepatico diretto. E io invece dico qualche cosa a Giovanni. A Dante siamo nei guai. Io... Sta tornando Zlatan. Vado passando attraverso muri e pavimenti di corsa più o meno. Chiamata alle armi. Dimentichi una cosa. Intanto sto cercando di rompere i lucchetti. Okay. Il sangue di Sergei o di Anton o di come diavolo si chiama questo Malkav serve a distruggere la spada, non a uccidere Zlatan. Zlatan non può essere distrutto se non distruggete la spada. È da troppo che la impugna. Non c'è più nessuno Zlatan. E in quel momento anzi fammi un tiro appunto di percezione più empatia. Difficoltà 6? 6. Un successo. Ti basta. Se non c'è più niente di Zlatan, perché lui è utile per trattare con Zlatan? E vedi proprio per un momento il suo sguardo dice: porca puttana, mi sono compromesso. Quindi ora rimani solo tu e la tua colpa, ed estraggo la spada. Se non altro verrà a cercare il tuo cadavere o il cadavere di Sergei. E mentre ti attardi a parlare, non morivo io, non sono una di destrezza. No, beh, sei lontano. Mentre ti attardi a parlare, lui affanculo. Lui non riesce a oscurarsi. Niente, mentre ti attardi a parlare, lui rimane lì davanti a te e non ti faccio neanche fare un tiro. Gli muzzi la testa in netto. Kogashi. Il suo corpo cade in ginocchio e rovina per terra. E prendo la sua testa, potrebbe servirci. Ti allungo la testa, potrebbe servirci. Io faccio così per prenderla. Cade per terra. Non è più affare mio. Sentite, quindi adesso? Quindi ora liberiamo
chi siamo venuti a via, 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 dobbiamo andare, dobbiamo andare. Abbandonando Anton, Sergei, chi diavolo è? No, dobbiamo portarlo. Se è così importante per qualcuno. Tanto da nasconderlo qui, dobbiamo portarlo via. Severino. Capita che tu rimani un po' imbambolato, poi gli altri fanno delle cose e tu aggiungi delle conclusioni. Io ormai ho imparato a conoscerla questa cosa. C'è qualcosa che non sappiamo e che tu... Sì, che evidentemente Zlatan è veramente qua vicino. Che se non riesco a risvegliare... Beh, tanto tu Dante lo sai, che cacchio se ne frega. Lo portiamo così, tanto. Sì, intanto lo portiamo così, dobbiamo portarlo via. Non posso sicuro dire che potremmo arrivare l'Elysium se ci mettiamo qualcuno di guardia in più rispetto al normale. Potremmo chiamare anche quella bestiaccia del... come si chiamava? La Tu inizia a avvisare. Siegfried. Sto ventilando, come faccio per ventilare? Calmati, inizia a contattare queste persone. Ci penso io a Sergei. Lo prendo. È incatenato, vuol dire che è completamente avvolto di catene che si collegano al muro, ma sono catene da nave, sono catene larghe quanto un avambraccio. Sicuro? Quanto pesa? Liberalo se puoi, ne zoomi. Una alla volta. Ci metterai un po', però io lo voglio prendere, portare fuori e tanto portarlo fuori. Allora, passa del tempo, perché Nezu mi deve... Mi tolgo un paio di punti sangue? Sì. E quello che fai... Allora, lo prendi, sollevarlo e lo porti fuori. Lui è praticamente incosciente. Sì, no, poi quando sono fuori, guardo attorno che non ci sia nessuno di umano. No. Finestre aperte... Ci sono delle luci dietro alcune finestre che sono accese. Non c'è uno dei brugia di andare verso quella direzione. Ok. E di farmi un cenno se c'è qualcuno tipo affacciato alle finestre o no. Il brugia fa qualche passo verso la finestra e vedi a un certo punto comparire di fianco alla finestra appeso uno sferato che ti fa segno di... Come si dice? Ti fa il segno di no con la mano. Di tornare indietro? Sì, proprio ci dice no, ti fa segno con gli occhi, qualcuno sta guardando. Allora porto Sergei un po' più in un angolo e quando mi assicuro che non c'è nessuno che guarda mi alzo in volo diretto con Sergei e vado talmente tanto in alto che praticamente sembra un uccello, potrebbe sembrare un uccello, e poi arrivo proprio diretto sul Duomo a picchiata proprio. Io volevo discutere con lui prima che se ne andasse, però mi a mettere in sicuro Sergei. Giovanni ti guarda e ti dice: mi ci abituerei. Capita spesso. No, anche perché in realtà il mio scopo principale è portare Sergei nel Santa Santorum Tremere, prendere un po' di sangue e poi vedere quello che si può fare in futuro. Sai com'è? Allora, sangue di Anton. Voi che... Ah, scusami, Severino e Nezumi, che fate? Io guardo Nezumi. Ho fatto tipo super, l'ho fatto col green screen quando che è ridicolo, ho visto la GIF quando che si guarda con lui e si fa e lì praticamente tagliano, lo fanno volare. Non avevo previsto se lo portasse via così. Ho qualcosa di cui discutere con entrambi gli altri cavalieri di San Galgano. Dobbiamo raggiungere Dante. Sì. Seguimi. Siete sempre benvenuti. C'è la carrozza. Preferisco passare meno osservato. Mentre... Va bene. Mentre tu cammini... mentre tu, Nezumi, cammini verso il Duomo, ma tu lo sai, tu non lo sai, aspetta. Io conto che lui mi guidi. Intanto c'è nel senso. Mentre la tua carrozza si
avvia verso il Duomo e Nezumi ti segue nell'ombra da presso. In tutto questo io mi sto chiedendo, a un certo punto mentre cammino con lui, il cram. Tra l'altro io vorrei far notare che questa sera, visto che erano quattro in Nosferatu, il primo primogenito Nosferatu è appena diventato ricchissimo. Che bello! E sono l'unico a cui non gliene frega niente. Esatto. Sei ricchissimo. Arrivi e... Usando ammantare le moltitudini, quindi siamo invisibili. Ah, ok, perfetto, quindi non c'è neanche la roba. La prima cosa che voglio fare una volta arrivato al Duomo è fargli togliere quell'unico punto sangue che c'aveva. Lo fai. Tenerlo in una bella parte nascosta, nutrirlo un po' da qualcuno con sangue. Sangue umano? Ok. Io non so se lui aveva cose particolari, tanto immagino che se non lo passa di giro sboccherà, no? Sì, sì. Quindi lo faccio nutrire con sangue umano. Prima che arrivino loro, gli faccio prendere un altro paio di punti sangue da quello che si è nutrito, mettendoli da parte, sperando che abbiano sia già metabolizzato, separandoli bene da quello che gli ho rubato prima, e poi lo rinutro. E gli dico di fare entrare chiunque, tergiversando lievemente perché ci vorrà un po'. Quanti punti sangue gli dai? Aspetta, ha detto di far entrare chiunque, arriva Zlatan. Prego, entrare chiunque membro del concilio. Quanti punti sangue ha quando arrivano loro? Quanti che ne posso dare? Dipende se lo vuoi svegliare, quanti ne vuoi, dipende se lo vuoi svegliare, se lo vuoi far riprendere oppure no. Sì, lo voglio far riprendere. Ok. Allora, diciamo che prima faccio le cose importanti, tipo gli tolgo il punto sangue, e quella è la prima cosa messa in sicurezza nelle tombe. Sì. Dagli un paio di punti sangue, aspettare facendo un calcolo di quanto ci mettono loro, non ci mettono tanto più di me in realtà, perché io non parlo velocissimo volando. Toglieli subito e dagliene un altro 4-5 mentre loro stanno arrivando. Ok. Allora, quindi faccio prima la vostra parte. Tu Zlatan. No, io ovviamente a quelli che mi hanno dato una mano a fare tutto ciò, silenzio di tomba. Certo, figuriamoci. Allora, mi potresti fare un tiro di intelligenza più o occulto o accademiche o... Basta. Occulto. Ok. Classe di difficoltà 7. È di conoscenze enciclopediche? Sì. E allora ritiro 2-10. Ostia. 0. Come? Se no facevo il 2. Ah, hai evitato un fallimento critico. No. Ho fallito e ho fatto 2-1. Il sangue smunto ti dice qualcosa, ma non riesci ad afferrarla, cioè ti ricorda qualcosa. È un'antica memoria, subita da qualche parte, forse un'antica leggenda del tuo paese, ma non lo so. Sarà che lo stai sentendo in questa lingua straniera che non ti è propria. Ma non riesco a fare 2+2. No. Tra l'altro... Se Ikram ha 5 di oscurazione, io devo scegliere se vederlo, se provare a vederlo o meno. Se ha meno, lo vedo punto. No, sì. Giusto per... Ha più di 5. Ok, mentre vado è un... Ah, cazzo Ikram! A quel punto mi concentro un secondo. Persuasione più sotterfugio, lui. Sì. Anche non... Se c'è, no, sempre ammesso che è... E io percezione più sotterfugio. Entrambi difficoltà 7. Kaboom, ne tira 10. 2, 3, 4, 5, 4. 4 5. Comunque gliene do uno di punto sangue dopo. Ah, ok. Così non dobbiamo giocare alla tua parte. No, perché io voglio iniziare a fare adesso, se si riprende, sono pronto, a usare il tocco della furia di sangue. Che io posso dirgli come se lo obbligo a spendere punti sangue, sì. E lo obbligo a firmare il contratto del patto di sangue se si sveglia. Ok. Devo ritirare 2. Non lo vedo. No? No. Ok.
Mi inizio a preparare perché ci vogliono tre notti. Ah, ustia. Ma allora, come ti ho detto, sei, vieni distratto dalla voce di Anton che ti dice: il buon Dante sta facendo brutte cose. Chissà perché, sì. Non l'avrei mai detto. Sto facendo buon. Vabbè, tu. Io ho preso da. Si è risvegliato, però, dopo che io gli ho preso il punto santo. No, Anton. È Anton che sta parlando. Non capisco bene, però. No, buono. No. Tipo? Io ho preso dal panico della situazione, sto parlando ad alta voce. Boh, non lo so. Cioè, uno così. Sono strani i prelievi. Cioè, dovrebbero essere. Prelievi? Boh, non saprei. Ah, che cavolo! Però non capisco, sono un po' stanco. Ci credo. E poi la tua voce sfuma. Ci credo a cosa? Eh? Cosa stavi dicendo? Niente? Hai appena detto ci credo. Sì. A cosa? Che siamo nella merda. E contatto il sire. Ah, ustia. Però non fai in tempo prima che loro arrivino. Ci mette 10 minuti? Eh? 10 minuti? Lo so, però il fatto che tu fai tutta sta roba qua. Sì, ma tanto non li faccio entrare subito. Gli dico di tenerli un attimo fuori. Io cioè, gli sfondo il portone. No, gli dico fateli entrare, ma non nei sotterranei. E fateli attendere, d'accordo. Un secondo. Che questa la devo fare. Allora, facciamo una cosa. Io voglio vedere se uno c'ha le palle di entrare nel Sancta Santorum dei Tremere. Allora, giochiamo prima loro. Prima loro e vediamo come va. Così capiamo se tu sei disturbato o no. Esatto. No, aspetta. Gli mando un messaggio telepatico. Ah, ok. Dai, non no, santo quello. Dante! Non far cazzate! So cosa stai facendo questa notte. Tanto non mi puoi rispondere, è un messaggio che ti arriva, punto. Adesso continua. Oh. Uè. Per distrarmi. Allora. Che ti racconto una barzelletta. Allora. Arrivate al Duomo e siete attesi. Ci sono queste persone che tu non conosci assolutamente, tu sai essere altri del clan Tremere, di minore importanza, che vi accolgono e vi dicono: primogeniti, siamo stati istruiti di accogliervi. Prego. Zumi, vai dritto, non ti fermare. Dov'è il vostro primogenito? In questo momento impegnato sta... Sappiamo cosa sta facendo, quindi vai a chiamare il primogenito e non farmi attendere. Io non devo tirare tutti questi dadi assieme. Hanno ordine di non disturbarmi. Sono con Virgilio e altri pochi che stiamo facendo quello che stiamo facendo. Altrimenti, finalmente. Io. Non farmi chiamare il principe. È una questione di vitale importanza per tutti i fratelli. Questo dominio, la mia obbedienza va prima di tutto al primogenito. Io sono stato istruito. Provvederò a che il principe sappia di questa vostra insubordinazione. Volontà? Volontà. Aspetta, te lo dico subito. Da dato non faccio niente di male io nella vita. Se se ne accorgono, gli fanno bollire il sangue direttamente. Primogenito, no, sono a casa Tremere. Cioè abbiamo la legge dalla nostra parte. Sì, ma qua non può. Non no, faccio... se se ne accorgono, infatti, sto dicendo. Allora, gli leggo nella mente: dove cazzo è Dante? È giù nel Sancta Sanctorum, non accessibile a loro e non sanno che cosa cazzo ci sta facendo, punto. Ok, credo sia di sotto. Non mi importa, io resterò qua e lui adesso andrà a chiamare. Tanto in realtà 10 minuti ci metto. Sì. Ma è solo per la fase che so che cazzo stai facendo lì, fagli le mani di dosso. Io no, ma non sopporto il fatto che tu abbia deciso una cosa per il gruppo. Quando siamo in tre, allo stesso livello cavalieri di San Galgano. La legge mi dà ragione. No, la legge non ti dà ragione. Sì. No. È che lei interpreta un po' come vuoi. Esattamente, l'ho scritta io. Ma io ho la legge della spada. Dalla ok, però nel Sancta Sanctorum Tremere, fuori, mi aspetti sì, fuori, esatto. Come tabozzi. Sì. lo vado a chiamare subito. Mi troverete... Muoviti. Certo.
Lui, io ad alta voce mi parte un certo che vediamo quanti successi faccio. Sarebbe divertente sperimentare la pazzia su dei maghi. Sarebbe la cosa più terribile che potresti fare. Incoraggiante. Tu considera che probabilmente non mi stimolare. Io sono l'unico. Mi sto cercando di far brutto ai giovani Tremere. Probabilmente io sono l'unico Tremere in tutta la storia Tremere che non è andato subito sulla taumaturgia del sangue. Mentre gli altri non lo so. Beh, 4 successi. Beh, sì, riesce a tenere la concentrazione. Riesce a tenere la concentrazione, sì. Allora, quello che succede è che lui va a chiamare Dante. Gli dico, però state... un paio di minuti. No, aspetta, no, lui non, ah, okay, va a chiamare Dante, ma non viene a disturbarti per davvero. E voi, dopo 3-5 minuti, siete ancora lì che aspettate, lui non sta tornando. Da che parte è andato? Giù l'ha detto. Vado. Vedete. Però è un problema politico, è un problema molto grosso per loro. Per si va avanti Nella sede. Io, se vado nel coso Nosferatu, col cazzo che mi fanno entrare, anche se sono il principe. A parte che non lo trovi, appunto. Voi avete messo la figurati se i Tremere fanno entrare qualcuno di sotto. A meno che non la forza, chiaro. Si fa innanzi una donna. Una donna dai capelli bruni gli dice... io sono fermo, mi sono seduto sulla poltroncina della sala d'attesa. Come sono le poltroncine della sala d'attesa di Tremere? Non ci sono, sei sulle panche del Duomo. Ah, ma benissimo. Dice, onorevole primogenito, io mi permetto di intervenire, sono progenie di Dante. Ha infranto le regole? No, è perfettamente regolamentare questa. Ah, c'è il certificato di nascita. Ne ho due regolamentari. Mi scuso per questa scortesia cui lei è stato sottoposto e per quel che vale la ritengo irriguardosa, ma le chiedo di non... mettiamola così, il vostro sire ha preso qualche cosa che non gli apparteneva, o che perlomeno non apparteneva solo a lui. Apparteneva a 3 persone e lui ha deciso di prenderla di sua spontanea iniziativa, senza domandare a noi due che cosa dovevamo fare. Non ho intenzione di sostenere oltre questa insubordinazione. Io sono convinta che lui... ne risponderà nel pieno della sua responsabilità. Io sono convinto che dobbiate smetterla con le parole e agire di più. Vai giappo dall'inizio a chiamare alla fine. Il tuo sire. In cambio lei mi assicurerà di non fare cose stupide qui all'interno del dominio. Brutta scelta di parole. Brutta mia figlia. Brutta proprio all'interno di questo dominio, perché stai ancora parlando. La vedi alzare un attimo gli occhi e dire: sì, è vero, penso di poterlo andare a chiamare adesso. Ha comprato abbastanza tempo. Io nel frattempo sulla panca ho fatto proiezione psichica. Sì. Sono sceso nel Sancta Santorum. Sono tranquillo, sono appoggiato alla panca come se stessi pregando. Sceso. E a quel punto faccio lettura del pensiero a lui. Ostia. Prima mi devi trovare. Se sei nel Santa Santorum sto girando a questa velocità. Non ci sono nessun tipo di protezioni contro le cose astrali? Contro le cose astrali penso che non ci sia praticamente niente. Vediamo i rituali. Ah, sui rituali se c'è. Dai un'occhiata. Se non c'è quella, però in teoria... In realtà adesso al momento io sono fermo perché sto contattando il sito per 10 minuti, ma Virgilio sta disegnando simboli a caso... che sembrino arcani intorno a Sergei, perché io voglio spacciare poi che sto cercando di contenere il demone. Allora io intanto ve lo dico, potrebbe anche essere ora di pensare di chiudere.
Ah, oh, oh, non mi ero accorto. Facciamo una cosa. Tu, prego, prova. Questo per verificare. No, proiettato già fatto, ho fatto 5 successi. Perfetto. Questo qua è per leggere nella mente. Leggere nella mente. Devo fare almeno 9 e ho fatto 2 10. Perfetto. Quindi, basta. Quali sono le informazioni che vuoi? Le informazioni che voglio, quelle le vedrò. Se posso raggiungerlo e non ci sono protezioni. Allora devo dire che ci aggiorniamo settimana prossima, vediamo con attenzione. 2 settimane. Vabbè, certo, scusa, è vero, fra 2 settimane, anche perché voglio giocare a Rune Age, oggi non c'ero. Vediamo un attimo con attenzione se ci sono dei rituali anti-pazzi, anti-Macavian. Se non ci sono, li compro anch'io. Esatto. Non sto facendo danni comunque finora, scusate. No, aspetta, il lettore del pensiero cos'è? Demenza? No, Auspex. Te lo fai da solo? No. Ah, sì. Perché ascendente. Ascendente. Cazzo! Auspex non lo potevo trovare. No. È solo con oscurazione che puoi trovarci. Ed è sempre bello vedere come i sabbatici non devono farvi i grossi perché potete tranquillamente menarvi fra di voi. Sì, sì. Non è assolutamente un problema. Il master è facilitato in vampiri, è bellissimo. Quello che avete ascoltato era Fabbo. Devo riuscire a contattare il Sirendiki con sangue di Anton. E vedremo la prossima volta se ci riuscirai e cosa sanno che gli altri. Se un sferato impazzito ti sfascia Santa Santorum perché si sta incazzando. Perché è bello che questo io sono pacato sferato di un. Che palle deve fare a botte, vabbè. Conoscete voi la leggenda metropolitana? Cioè quello... Io non ho fatto niente di male, l'ho messo in sicurezza. No, l'hai portato via senza chiedere niente a nessuno. Prendendo sangue della mia progenie. Aspetta, l'hai comunque messo in un posto dove noi non possiamo entrare. Hai ragione, mi scuserò di quello. E tenendo conto che appunto è la mia progenie, va bene che tu è nel tuo Sancta Sanctorum, ma è la mia? Sergei no. Ma il sangue di Anton vi era stato detto? Ma legalmente, Sergei. E qua bisogna fare una discussione. E allora lo dovevi portare dai Gangren, non comunque da te. Per metterlo in protezione, no. E poi lo porterò dai Gangren. Comunque, quello che avete aspettato era Fumble. Ma quanto Fumble. Mi piacete! È il podcast di giochi di ruolo dal vivo di QRQRT.it. È il sito della trasmissione e di tutto il network. Ci trovate questo e altri 1000 podcast. Bellissimi. Andate ad ascoltare Spoiler, andate ad ascoltare Com'è quel gioco che sono gli ultimi nati. Tra poco dovrebbe uscire anche Come sopravvivere alla musica. E andate su QWERTY.it/associati a darci i vostri dindini. Maschere d'oro vanno bene se volete donarcele. Benissimo, anche maschere in d'oro. Anche maschere in d'oro. Anche i vampiri comunque qua con quella via potrebbero distruggere l'economia di un... di un paese. Sì, sì, tranquillamente. I vampiri possono distruggere l'economia di chiunque, tanti modi. Settimana prossima torniamo a giocare a Dragon Age e torniamo nel presente, non più nel passato. Se volete informarvi su Dragon Age trovate i link su YouTube e sul sito. Se volete comprare Vampiri The Masquerade passate sempre da YouTube o dal sito o da Spreaker perché ci date parte di quello che date ad Amazon. In realtà non arriva ad Amazon ma arriva a noi. E cosa più importante, andate a iscrivervi a Spreaker perché la chat di Spreaker è molto meglio di Twitter perché non si disperde, rimane lì anche per chi farà binge listening tra qualche mese. E soprattutto andate su iTunes a lasciare delle recensioni e delle votazioni a 5 punti sangue o 5 punti di forza di volontà se siete un Rannos, a seconda della vostra cosa. Detto questo, dietro ai microfoni Claudio Serena, Roberto De Luca, Matteo Mattarelli e Claudio Pistorino. Ci sentiamo settimana prossima o se siete fan solo di Mondo di Tenebra fra 2 settimane. No, arrivate la settimana prossima ragazzi. C'è il picchiaggio ignorante. Oddio, non che ne zucca. Questa sarebbe più veloce. Sì, questo sì. Sì, sì. La settimana prossima. Settimana prossima. Ciao.